Ecco, è arrivato il momento, l'avete atteso, io non sono il Plinius che state cercando, perché il buon Plinius, al buon Plinius, Quinfall non gira, e quindi ci sono io a fare da compensazione questa sera, siete contenti? Siete contenti che finalmente vi porto nel mondo di Quinfall? Lo stavate aspettando, il turco mondo di Quinfall, un mondo che adesso vedremo se effettivamente vale la pena oppure no. Messaggio importante, si prega di notare che questa versione è in beta chiusa. Vi ringraziamo per il vostro supporto nell'identificazione di eventuali bug che potreste incontrare. Io questa dicitura la prendo alla lettera, quindi benvenuti ragazzi. Eccoci, vogliamo alto. Bene ragazzi, The Quinfall, MMORPG onnicomprensivo turco sandbox early access closed beta 4 cavalieri dell'apocalisse friendly, che in questo momento dobbiamo provare, e quindi proviamolo. Europe Luxembourg, segnaliamo tutto, ma adesso faccio io le segnalazioni perché sono loggato dall'account di Plinius, no? Perché è lui che ha il codice, e quindi adesso faccio delle segnalazioni, li massacro dietro l'anonimato di Plinius, perfetto. E Plinius ci ha lasciato in dotazione subito un PG creato, che ha provato a creare prima di rendersi conto che il gioco non gira sulla sua 10-10-60, che come sapete è costretto a utilizzare. E il signor Gandinome Jalf di cognome, proprio lui, ma noi creeremo un nuovo personaggio per vedere com'è il character creator di questo gioco. L'interfaccia è colma di cose, io non so dove mettermi, quindi per il momento starò in basso a sinistra. Eccolo, questo bell'uomo con gli addominali scolpiti e un fisico degno di Cristiano Ronaldo. Ha preso troppo... sì, poverino, sì, devo dire sì. C'era il canale PUP anche? No, ma è quello... Ferma. Cosa vuol dire c'era il canale PUP? Tutti gli eventi PvP, PvE, PvP, pick up gratuito fuori dalle città, questo. Perfetto, bravo, bravissimo. Chi è che l'ha segnalato questo? Un genio? Cesc, bravissimo. Benissimo, ma certo. Ma perché non dovrei fare il PvP? Così veniamo gankati, rage quit, lo streaming finisce dopo un quarto d'ora. Benissimo, perfetto. Allora ragazzi, io non ho tanta voglia di stare. Ci sono anche le donne, che proprio... ecco, qui c'è una distinzione, vedete, not safe, questo facciamo la copertina dello streaming, ragazzi. Facciamo il clickbait per la copertina dello streaming. Adesso faccio una foto, una faccia da YouTube. Prendiamo lo screenshot. E facciamo la copertina di YouTube. Cosa ne dite? Perfetto, no? Questo è un gioco dei tempi andati, perché... Perché guardate. Perché ci sono gli uomini e le donne... E solo agli uomini puoi cambiare la barba e i capelli del corpo. Questo gioco in teoria è tradotto in italiano, penso sia stato tradotto con Google Translate, neanche con ChatGPT, no? I capelli del corpo, body hair ovviamente in inglese, ma sono i peli corporei, non i capelli del corpo. Porca miseria, mi sa che lo dovremmo mettere in inglese quanto prima. Quindi sì, gioco conservatore direi, un gioco che potrebbe piacere al generale Vannaccia, conti fatti. Allora, vediamo un po' quindi se piacerà anche a noi, tutto sommato. Vediamo tra l'altro, ecco qua, questo già al generale Vannacci potrebbe piacere un po' di meno. Però comunque, ecco, interessante come si poteva fare. Allora ragazzi, no, voglio fare una roba, non so che cavolo di PG fare, ma chi se ne frega di quale PG, tanto è una beta. Facciamo una tipa per cambiare, facciamo lei. Che, anzi, ce n'è una tipo, guarda qua. Questa è la... Questa, sapete chi è? Questa viene da un altro universo, questa viene dall'universo di Dark Messiah of Might and Magic. Questa è la succube che ti sussurra all'orecchio in Dark Messiah of Might and Magic. Avete presente? La succube porcellina, per non dire altro. E qua cosa abbiamo? No. Lei, non c'è dubbio, non c'è proprio nessun dubbio. Dark Messiah, com'è che si chiamava la succube di Dark Messiah of Might and Magic? La chiamiamo così. Dark Messiah of Might and Magic, Succubus Xana, perfetto, è lei, via, non voglio perdere più di un secondo sul character creator, perfetto. E ora ragazzi, gioca.
Buonasera Orco Khan. Of the universe, a power rose known as Aonisar, reigning as a solitary god. His power was boundless, yet his loneliness propelled him into a profound... I don't care. Avanti. Buonasera Orco Khan. C'è testa... Sì, ho visto, cioè, ma chi se ne frega di sta roba? Il character creator. Non so, volevate vedere il character creator, ma vediamo il gioco. Orco Khan, buonasera. Quali giochi interessanti che ti stuzzicano in uscita o già usciti ultimamente? Madonna, molto pochi. Ma posso dirti, io ho smesso di interrogarmi sulle date di uscita ormai. Vivo una vita, vivo un'esistenza atemporale. Per cui quando la... Qui si può vedere immediatamente il valore di HP. No, esci dal tutorial. Oh madonna santa, che cos'è questa cosa? Scegliere il bonus del personaggio. Quindi quando esce della roba la giudico poi quando esce, no? Questo è il senso. Guarda, cioè... Non so dove mettere la mia webcam, presto mi toglierò e vedrete solo il gioco. Allora, questo che cavolo è? Scegliere il bonus del personaggio. È possibile scegliere un bonus da ogni sezione. Taglio del legno. No, esperienza di raccolta, perché di solito la raccolta non ti serve avere un oggetto con te, no? Quindi la fai più di frequente. Ed è proprio per questo che non andrebbe scelta, in effetti. Estrazione mineraria, sono più rari i minerali del legno, sicuramente. Va bene, pesca, cucina, alchimia, caccia, cucina. Facciamo il cuoco. Sto facendo un PG, mi sto rendendo... No, non va bene, devo fare alchimia perché sennò è un PG politicamente scorretto. Resistenza massima, possibilità di critico, danno extra al boss, danno extra al mob. No, vabbè, resistenza massima. Più 5% punti PvE, perché io non voglio grindare il meno possibile. Ok, e questo che cavolo è? È la... Scegli biome. Scegli biome. Chi ne ha quella? Rappresenta una terra di pratiche, unisce tutti i paesaggi medievali come centro di viaggiatori. Chiamate così per le sue vaste praterie. Questo che diavolo è? Bello questo, questo. Questo è Deatra, questo. Faremo questo, ragazzi. Questo è il posto dei... dei Khergit, come si chiamano quelli di Mountain Blade? Quelli di Mountain Blade, sono le steppe dei Khergit di Mountain Blade, faremo questo. Poi c'è Podokra, paesaggio innevato, cioè io paesaggio innevato no. E la palude, cioè, guarda, con tutto rispetto, ma chi cazzo è che starte in una palude? Cioè, vabbè, magari c'è gente che... C'era gente del resto che faceva tasso rosso su Hogwarts Legacy, quindi effettivamente ci sarà anche gente che parte dalla palude. Allora, Deatra, io sono così, un po'... Ah, quest'area è riconosciuta per le sue origini di malvagità, beh, quindi è perfetto, no, per il nostro personaggio. Conferma. Buonasera, buonasera. Tradotto con Google Translate o perfino peggio. Sì, è possibile. Me ne sono reso conto subito. Eccoci ragazzi. Oh madonna, questo che diavolo sta succedendo? Ok, via. Sì, signora Xana. Non si vede niente, ma come mai è così scuro questo gioco? Mi sembra di aver bisogno di una torre. Come mai? Ok, control. Sono invaso dai suoni. Ok. Allora, adesso dobbiamo risolvere alcune questioni. La prima è, direi, questa. Com'è l'audio? Ha senso? Un po' più basso, un po' più alto? Ok, poi i frame sono molto bassi, 42, li vedete qua. Prestazioni massime, DLSS, togliamo anche l'anti-aliasing, siamo a 50, non è che cambi poi così tanto, eh? Questo gioco soft... Vabbè, no, in realtà qua... Cazzo. Devo tenere il DLSS a cannone qui, mi sa. Io una 2070, ragazzi. Ok, che altro abbiamo qui? Riflessioni, va bene. Se tolgo la tessellation? Bah, tessellation non ne frega un cazzo ormai alle schede moderne. Qualità delle ombre. Non gliene frega niente la qualità delle ombre. Gamma delle ombre. Cosa vuol dire gamma delle ombre? Gamma... Nuvole acceso, ombre di contatto. Oh, se faccio così. Microombra. Fisica del tessuto capelli. Sto disattivando ogni singolo cosa. Sfocatura di movimento, profondità di campo, vignettatura. Chi è che mette questo? Gamma contrasto. Ecco, questo sicuramente.
Oh mio Dio, non si capisce niente. Ecco, un po' meno contrasto. La gamma non cambia assolutamente nulla. Non so se a voi cambia qualcosa, ma... Vabbè, niente. Questo purtroppo è il gioco. Ah, vabbè, 55 fps con DLSS prestazioni massime. Meno male che esiste il DLSS. Cosa volete che vi dica? Meno male che esiste il DLSS. Ok, va bene, bene, bene. Però non si vede... Cioè, io mi sto cavando gli occhi a cercare di capirci qua. Parla con il capitano Kyle. Sì, io prima vorrei capire il... Ah, guardate qua. Spada rossa degli eroi. Scimitarra di Soul Reaper. Potenza fisica 6-1. Precisione. Adesso io però con tutto il rispetto potenza fisica non lo posso leggere, quindi... Quindi fatemi vedere un attimo... Non posso cambiare. Sono forzato a giocare a questo gioco in italiano. E vabbè, niente. Giocheremo in italiano cercando di interpretare ciò che Google Translate ha voluto, ovvio. Allora, che cosa la sabbia si nasconde l'antica città? Inizia il viaggio. E non me la non questo, no! Attiva la cavalcatura, invocala con Jace. No, no, le quest. No, no, nel momento, cos'è questa? Attiva la cavalcatura. Attiva la cavalcatura, cavallo debole. Ora ce l'abbiamo, evocazione. Posso bindare sta roba in qualche modo? Non posso bindare questa roba in qualche modo. Sono salito a cavallo. So che non si vede niente, ragazzi, ma il gioco che è così, purtroppo. Dobbiamo essere arrivati in una... In alto a destra c'è anche la temperatura. Perché è tutto così scuro? Ma perché è tutto così scuro? Non è normale che sia scuro così il paesaggio. Cioè, mi sembra di vivere un incubo. Cosa dite? Allora... Bene, abbiamo mail. Welcome to the closed beta. Abbiamo qualsiasi cosa qui. Cavallo nobile 9. Vabbè, perfetto. Queste sono per la... Va bene, grazie. Grazie di avermi dato i reward dell'endgame per la closed beta. Sono molto contento. Posso equipare sta robaccia? Immagino che col tasto de... Battaglia nell'arena cattura la bandiera. 1-9 livello, entrate aperte. E noi cosa stiamo aspettando? Entra. Non so cosa sta succedendo. Il giocatore della propria squadra deve catturare la bandiera nel punto centrale. Ok, questo è proccato un dungeon. Tasto sinistro, tiro fuori la spada e tiro delle combo, tipo. Ok, com'è che funziona il combat di sto gioco? Ah, tasto destro, attacco pesante. Posso concatenare tipo sinistro-destro? Sinistro-destro? No. Destro, oh mio Dio, devo caricarlo tipo 2 ore. Destro e sinistro? Più o meno. Ok, non c'è nessuno che... Julian, tu sei il mio compagno di squadra in questa avventura PvP immediata. Beh, io non so cosa dirvi, ragazzi. Cavallo nobile livello 9. Trasferisci, questo lo possiamo togliere. Equipaggiamento, questo è un'evocazione. Posso mettermi il cavallo? No, mount. Questo lo chiameremo Minnesota, come il cavallo di Max Allegri. Lancia da principiante, scimitarra. Questa sarà... No, 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 allora calma. Arco dell'occhio di morte. C'è pure la balestra. Ti serve una freccia. Freccia di legno. Ah, ci sono le frecce per arco e le frecce per balestra. Forse, sì. Balestra, io carico. Ah, e tira. What? Ah, ok, ok. Quasi action. Vediamo l'arco. Che cazzo fa questo stronzo? Stai buono. Pugnale ombrato. Questo è dual wield. Zac, 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 zac. E se faccio l'attacco pesante cosa viene? Vediamo un po'. Sarà più interessante del previsto, ragazzi. Vediamo un po' poi come si comporta. Questa che cazzo di animazione è? Va bene. Spada rossa, questa è la... Ascia dei novizi. Anche questa è dual wield, una doppia ascia. Bello questo, questo già mi piace di più. Guarda, guarda, guarda. Spacco tutto con due asce. Però c'è anche la lancia, che la gente sa è la mia arma preferita di solito. Forse non questo genere di lancia. Questa non è una lancia, questo è un bastone. Lo sta usando come se fosse un bastone. Non posso neanche fare la mia build, la merina di Elden Ring, con scudo più lancia. Che peccato. E se uso la scimitarra posso mettere lo scudo.
Ok, ma lo scudo devo parriare o mi dà? No, deve darmi, penso che mi dia semplicemente un valore passivo di difesa, un po' come ai vecchi tempi. Ok, vabbè, non è malissimo questa roba che sto vedendo, posso dirvi. Bastone. Ah, benissimo, qua ci facciamo subito il bastone, certo che useremo questo. Vabbè, ragazzi, penso di aver fatto una cosa completamente inutile, però vediamo se riesco a ingaggiare un player semplicemente, che mi faccia correre così. Che questo è il mio compagno di squadra. Suppongo che ci sarà un player nemico, forse. Se no, facciamo il capture the flag in un secondo. Così prendiamo un botto di XP e di reward. Abbiamo finito il gioco, subito. Pensate. Speedrunnato the Queenfall, any percentage. Questo tipo sembra sapere cosa fare. Questo secondo me ha giocato al PvP di the Queenfall tipo tutto il tempo. Guardate, questo sa esattamente cosa fare. E lui prende la bandiera, sa tutto, tutto dove andare. C'ha perfino, guardate, il calabrone che lo segue. Quindi vuol dire che è chiaramente un pay to winner. Ce l'ho anch'io, effettivamente, ce l'ho anch'io il calabrone che mi segue. Oddio, ma questo è un pet tipo Black Desert. Questo gioco sembra Black Desert all'occidentale. Adesso anch'io ho il calabrone. Inventatemi un bel nome per il calabrone. Attacco pesante vuol dire che ci pensa prima di colpire. Sono all'inizio. Ho i punti skill K da settare. Che ne so io. Non ho usato uno, immagino. Vabbè, però prima almeno volevo incontrare un mob e provare le armi. C'è del PvP, ragazzi, perché c'è. Avete visto? Sulla destra è comparso il kill log. Quindi vuol dire che qualcuno c'è. Non è chiaro questo qua. Raccogliamo un po' di piante intanto. La bandiera è caduta, abbiamo conquistato la bandiera, benissimo. Ma io devo veramente aspettare 8 minuti di fare questa cosa, scusa, con tutto il rispetto, però 8 minuti è un po'. Diciamo, no. Voglio combattere contro un player che sarà sicuramente livello 8, avrà il twink e io creperò immediatamente. Ok, non capisco, devo dirvi la verità, come mai questa grafica sia così scattosa, perché siamo a 51 fps col DLSS a cannonissima. Cioè, è un pochettino ottimizzato col culo. Allora, guardate, abbiamo visto il flag carrier nemico, seguiamo Julian che sa esattamente cosa fare. Guarda, sa anche da dove passare. Questo è uno che è proprio. Boh. Poi ora, è ora il PvP, ragazzi, è ora il PvP. Non hit un cazzo, non hit un cazzo. Lui è livello 7, lo massacra. 18. Grafdesk, morto. Complimenti. Questo qua ha fatto PvP per tutta la vita. Addirittura infierisce sul cadavere del nemico. Ce l'abbiamo noi il twink. Ci è andata bene. Ce l'abbiamo noi il twink. Livello 7. Questo è un PvP che si poteva fare fino a livello 8. Basta, adesso lo finisco e vedo che reward dà. Impossibile da usare il mago senza tab. Sì, impossibile da usare, sono d'accordo. Però è possibile che dopo ci siano dei metodi per castare. Usiamo le due asce, che è una roba che non si vede spesso. Eccolo. Perché lui mi ha fatto danno e io non l'ho fatto a lui? Sono morto senza possibilità di appello. Ma a me pareva di averlo hittato. E invece è lui che mi ha hitato, non ci ho capito assolutamente niente di questo combat. Probabilmente ci vuole veramente una skill, se no non si fa un cazzo. Vabbè, abbiamo visto il PvP, esci. Perderò 50% punti PvP, è una cosa che non posso assolutamente permettermi in beta. E vediamo quindi questo gioco. Ok, si inizia col botto, cioè prendendole. Ecco, è notte ed è più luminoso di notte che di giorno con le ombre. Ok, qua subito, andiamo a mandare il feedback. Immediato. Abbiamo detto che mandavamo il feedback e mandiamo il feedback. Come si fa a mandare il feedback? Segnalazione errori, suggerimento, oggetto. Night is brighter. Then day. I don't really understand why at 19 p.m. No, 19 p.m. non si dice. At 7 p.m. it's darker
Then in the middle of the night, because of these incredibly dark shadows, fix shadows, please. Perfetto. E abbiamo fatto la nostra parte, ragazzi. Abbiamo fatto la nostra parte. Ok, capitano Kyle. È vero, potrei scrivere in italiano siccome è tradotto, hai ragione, effettivamente avrei potuto permettermelo. Ah, guardate, questi oggetti sono divisi per sesso. Sesso femmina, sesso maschio, vedete, non posso prenderli, cioè non posso usarli essendo io una donna. Ok, va bene, abbiamo preso un reward che non... Uccidi 50 creature nemiche livello 1-5 che si avvicinano nell'area. Primavera battaglia. Ah, ok. Ecco. Note, sì, bravo, di te, certo, grazie. Allora, dobbiamo trovare chiaramente delle creature da uccidere, no? Evidentemente, qua mi sembra... Okay. Ragazzi, è diventato tutto buio. Tutto buio. E notte fonda, improvvisamente. È successo... È la fine del mondo, ragazzi. Skybox, interessante. Tutto sommato, sta Skybox, raga. Skybox, interessante. E J, K, K dopo, dopo metto le abilità. E dopo, a meno che non ci sia un forse c'è un punto per ogni abilità. Cioè, nel senso, io posso prendere quello che mi pare. No, non usato è sempre uno. No, allora, un attimo, perché prima voglio provare le armi, poi capisco in cosa speccarmi. Anche i punti statistica non usati, ecco, questo sarà un po' da capire anche che cosa vogliono dire questi punti statistica, effettivamente. Questo cos'è? Respec? Ok, sì, questo è respec. Però, raga, io, cioè, non mi dice che cosa cambia in base alle statistiche che metto. Queste sono le gilde. Questa è la mappa. Questa è una bella mappa. Sembra quella... Questa mappa è uguale a quella di Black Desert, cioè identica. Ci sono i mob da grindare. Oh, bellissimo, i mob da grindare per me top. Cioè, è molto meglio grindare i mob che fare le quest stupide. Quindi questo è anche il mondo che non è proprio piccolissimo, mi pare di capire. Navigare questa mappa è velocità di zoom, movimento massimo, per favore, se no mi viene... Ok, quindi questo è il nostro continente, tipo... Questa era la parte nevosa. Odokra, no? Sì, mi pare di ricordare che... Allora, posso dirvi che a primissima vista mi sembra una cosa ben fatta questa? Proprio a primissima vista. Cioè, ma chi è che ce l'aveva con Pax Day? Cioè, ma veramente dovevamo aspettare Pax Day? Era molto meglio aspettare questo a conti fatti. Perché questo lo vedo subito che c'ha un germe di un qualcosa da questa mappa. Poi, cioè, per carità, il problema di questa mappa però è che non posso, intanto non capisco come centrarmi. C'è anche la direzione del vento in alto. Sono le 6 del pomeriggio, quindi il mio ticket è sbagliato, perché io gli ho detto che alle 7 del pomeriggio faceva ancora luce e invece no, perché ha fatto buio presto. Vabbè, dove cavolo sono io? Non capisco dove sono. Sono qua. Ok, niente, devo andare qui. Indubbiamente. Lotti, sì. Ci dice anche i drop, è uguale a Black Desert. Ci dice che cosa possono droppare i mob che andiamo a farmare qui. Questa è una cosa fatta molto bene. Cioè, mi piace, nel senso, questa è una feature che a me piace. Già Black Desert la faceva bene. Vabbè, quindi comunque dobbiamo andare a Ovest, secondo quanto dice qua. Ragazzi... Che cazzo è successo? Non ho idea. Mi hanno ascoltato in diretta, esatto, hanno subito cambiato il meteo immediatamente. E chi l'ha spento sono io, sono stato io, ragazzi. Quanto è grande? Molto grande. Non capisco, non è meglio fare mappe più piccoline ma meglio dettagliate? No, non è meglio, Fremont. Ti contesto questa cosa, se me lo permetti. Perché negli MMORPG è molto meglio avere mappe vuote e vaste piuttosto che mappe piccole in cui ci sono mille robe. Guarda l'esempio di Elder Scrolls Online, che è super implausibile perché c'hai il mob che devi uccidere a 3 metri dalla guardia che ti chiede di ucciderlo. Ed è anche ridicolo dover fare
un playthrough di questi in questa, 10 secondi l'una dall'altra. È bello quando c'è un senso di viaggio, è bello quando c'è un senso di esplorazione, anche se... No, Karak a livello 9 direi che non è proprio il caso. Guardate, i mob a livello troppo alto sono viola proprio come su Black Desert. È evidente che gli sviluppatori hanno giocato a lungo a Black Desert. Ok, però, raga, io devo dirvi che c'è un grosso problema qui, perché... Io andavo a Ovest, ma a Ovest ci sono i mob devastanti del livello 9, quindi... Evidentemente sbaglio, sto sbagliando qualcosa. Posso zoomare di meno? No, non posso. Posso mettere dei waypoint? Sì, posso mettere dei waypoint. Devo essere esatto, Black Desert. Quindi c'è pure il fast trail, l'autorun, diciamo. Anzi, no, cosa sto dicendo? C'è l'autotravel. L'autorun non c'è. Non è possibile che non ci sia l'autorun, scusate. Devo trovare l'autorun perché sennò è ingiocabile. Literally unplayable. Allora, scorciatoio, dov'è l'autorun? A parte che devo summontare la cavalcatura. Ma che cazzo? Modalità camminata. Il blocco col tasto centrale e il mouse. Tra l'altro preferisco mettere il mouse 4. Non mi binda il mouse 4. Niente mouse 4. Equipaggiamento dell'arma X. Madonna, mi verrebbe quasi da mettere attacco pesante, shift tasto come Dark Souls, no? Come... Corsa veloce, left shift. Non c'è un autotravel. Ma chi è che sta miagolando? Ma lo sentite anche voi? Chi è che miagola? Io sento le cose. Allora, come summono la cavalcatura? Già non mi ricordo più. Ah, questo, costruzioni con un... Ah, poi vediamo come si costruisce l'avamposto. Appena capisco un attimo di più qualcosa di questo gioco. Dov'è un menu? Montature J. Montature, ragazzi. Questo montature è tradotto in italiano. Montature. Cosa dite? Orso, yes. Se dovessi datarlo senza sapere che è nuovo, che anno diresti? No, vabbè, perché non dovrebbe essere... Vabbè, oddio, ho capito il tuo discorso. La grafica è quella che è, indubbiamente. Però non è sulla grafica che si giudicano i giochi. Se questo mette in piazza delle feature come penso che le metta in piazza, potrebbe essere perfettamente un gioco del futuro addirittura. Va bene. Ah, sono simpatici questi spagnoli. Ho capito. Beh, è tutta interaction per me. Allora, qua c'è la Valle di Reynar. Quindi con ogni probabilità la Valle di Reynar conterrà infatti i mob che ci servono. Ok. Come smounto rapidamente dalla cavalcatura? Via. Ah, ok, quindi non è come Black Desert, perché in Black Desert rimane la cavalcatura aperta nel mondo. Ok, va bene, attacco veloce, d'accordo. Autoloot, proprio come su Black Desert. Ok, proviamo un po' di armi. Questa era... Ok, qua il range è veramente limitato. Ok, fatemi provare delle cose. Madonna, l'attacco pesante... Cioè, ci pensa, è l'attacco pensante più che l'attacco pesante, come diceva qualcuno in chat. No, i pugnali mi fanno schifissimo. Proviamo il bastone in PvE se fa tanti danni. Posso chitare i mob abbastanza facilmente. Ah, però se li chito troppo si ricaricano. Ok, cioè gli recca la vita, d'accordo. È un attacco pesante del bastone. Una mega palla che fa 15 danni. O 11 danni. 15 immagino sia il critico ogni tanto. Non capisco qual è la differenza tra l'attacco lieve e l'attacco pesante del bastone. Proviamo l'arco. Il pet autoluta, esattamente come su Black Desert. Non ho le frecce. Freccia. Vediamo se hitarlo in testa cambia qualcosa. Non cambia niente. Vabbè, è un po' noioso, devo dire, l'arco. Perlomeno finché non ci sono skill. Proviamo ancora la lancia. Voglio provarle tutte. Vediamo un po' tutti questi moveset. Questa dovrebbe avere un po' più di range, anche se non si percepisce per... lag. Ok, beh, questo già è un'altra storia, devo dire. Ok, vediamo l'attacco pesante se ha un po' più di range.
Beh, per adesso la lancia è quella che fa sicuramente più danni. Ok, cosa manca? Il bastone l'abbiamo visto. Manca la spada a due mani e poi manca la scimitarra più lo scudo, che dopo testo anche in base a quanti danni mi fanno. Questo mi ha tirato delle botte devastanti. Questo è più forte. Piacerebbe capire qualcosa in più sui mob. Cioè, non c'è un target. Ok, poi c'è il tasto centrale che è la parata, che andrebbe provata. Effettivamente non l'ho ancora provata. Non si vede veramente niente, ragazzi. Ma proprio niente. Prima l'attacco pesante della spada a due mani. Missato il mob, perfetto. Range 2 cm, 19. Mi delude. Vediamo la parata. Prendo 42 danni senza parata. Ne prendo 18 parando. Ok, proviamo con lo scudo quindi, che dovrebbe parare di più, no? In teoria. Scimitarra più scudo, ok. Quindi. Beh, intanto attack speed eccellente con la scimitarra più scudo. 28 blocked? 28 blocked. Quindi paravo di più con l'arma a due mani che con la... Ma com'è possibile, scusatemi, che senso ha? Com'è possibile che funzionasse meglio la parata con una spada a due mani anziché con lo scudo? 44 danni non parati, 17 parati. Para di più la spada a due mani dello scudo. Para di più la spada a due mani dello scudo, va bene. Ok, cosa volete che vi dica? Mi piace la lancia, userò la lancia. Ok, devo uccidere 50 mob, quindi sarebbe interessante a questo punto prendere qualche abilità che magari ci fa fare AOE o qualcosa del genere. Vediamo un po'. Allora, tra l'altro, la lancia, che attributi utilizzerà? Non ne ho idea. Questi, cosa sono questa roba qua? Sei sicuro di voler attivare questa abilità? Non so neanche che abilità sia, come faccio a essere sicuro? Ah, perché questo è poi quello che sblocca l'abilità sotto, immagino. Sarebbe bello avere un'info di questa roba qua. Comunque, vabbè, assalto sanguinante. Applica un nemico un effetto di sanguinamento, affligge 30% di danni in più. Beh, benissimo. Ah, ok, questa è un'abilità che a sua volta... possiamo potenziare probabilmente per fare questo. E questo? Danni fisici perforanti. Stordisce il nemico in caso di pioggia. Ah, questa... maleficente. Questa deve essere una parte più magica, probabilmente. Questa deve essere una parte più fisica. Valchiria deve essere una roba più fisica. Aumenta il raggio dell'area del 25%, mi piace. Ok, quindi con ogni probabilità sì, questa è la parte più magica, questa è la parte più fisica. Facciamo la parte più magica. Facciamo la parte più magica, è tradotto col culo. Sì, è tradotto col culo. Sei sicuro di voler attivare questa abilità? No, anche perché non ho i punti per farlo, giustamente. Ah, no, ma attenzione, questo cambia tutto. Le skill sono in base all'arma. Ok, questo era da capire. Ok, quindi abbiamo anche la spada. Cos'è che ci convinceva? La spada e lo scudo. Poi c'è la spada a due mani. Vabbè, qua non starei a teoricraftare troppo. Devastatore o spada forte? Minchia, ma chissà come cazzo è tradotto questo gioco. Ma cosa volete che vi dica? Devastatore. Ma io prendo tutto e poi vedo quale mi piace di più. Ma che cosa mi interessa? Proviamo ancora questo e proviamo ancora la spada e scudo, che è spada e scudo che faremo il tank o il DPS, direi, no? In base a quello che ci viene detto qua. Quindi iniziamo dal DPS e vediamo un po' questa abilità. Ok, questa era l'abilità della lancia. Vediamo un po' quanti danni fa questa abilità della lancia. 43, fa dei buoni danni. 4 secondi di cooldown, ok. Mi consuma del mana? Non mi pare mi consumi del mana. C'è un delay tra quando casto e quando attacco. È molto simile a Black Desert, devo dirvi. E questo, cioè, in realtà non è neanche così male. Chissà se gli ho fatto così tanto danno perché ho crittato per culo oppure perché l'ho attaccato da dietro. No, ho crittato per culo. Vabbè, direi che qua si va spediti con la lancia. Ah, devo mettere le statistiche. Chissà le statistiche della... Miss? Che vuol dire miss? Salire di livello, ok. Adesso facciamo tutto. Lancia. Cioè, è tradotto spada la spear, ma che... Provo con 20% più di danni fisici. No, facciamo danni dritti per dritti. Ok. Non è nel mio inventario lì.
Devo usare due punti, certo, ora è chiaro, quindi terremo il punto. A questo punto metteremo uno di costituzione perché male costituzione non fa, e uno di forza che mi dà attacco fisico, difesa, intelligenza, resistenza. Uno di resistenza che mi dà i punti difesa, immagino, no? AP, PD vuol dire, PD non vuol dire quello che pensate voi, vorrà dire punti difesa. Punti difesa vorrà dire. E andiamo di strength per livellare in fretta, ok. E infatti adesso faccio 55 danni anziché pochi che ne facevo prima. Quindi ho droppato anche una spada da principiante di livello 5 che fa più danno del resto, giustamente. Ok, la equiperemo poi. Posso dirvi che pensavo molto peggio di così. Adesso comunque vediamo, Pensavo molto peggio di così. Questo è quasi giocabile. Buonasera ragazzi. Adesso poi mi prendo un attimo di pausa, mi fumo una sigaretta e guardo la vostra chat. Però prima finisco questa quest, così faccio in fretta, almeno ci togliamo il pensiero di fare sta roba. Che comunque, devo dirvi la verità, se solo ci fosse un modo per magari aggrarne di più o avere degli AOE migliori, non è neanche così stupido, nel senso che io preferisco, come vi dicevo, di gran lunga... Chissà se c'è un dojo o qualcosa del genere, tra l'altro. Preferisco di gran lunga grindare mob rispetto a fare le quest. Stivali cremisi non li posso usare tutto a livello 5, questa roba qua. Volevo capire se c'era un tasto di dodge. Un tasto di dodge, blocco, corsa veloce, flip, left alt, sarà questo il dodge. Sì, con alt. Ok, ho capito. Alt più... Non so se mi piace alt, è meglio shift, in tutti i giochi c'ho shift. Ok, questo spiega anche come ha fatto nel PvP il tipo a evitare il mio danno, immagino. Ha usato un dodge. Beh, no, mi sembra abbastanza evidente. Ok. Chissà se ho expato abbastanza la lancia per fare il 30% in più di danni fisici. Ok, posso dirvi un'altra cosa così... Mal contato. No, l'ho missato. Ha delle hitbox discrete a conti fatti. Perché effettivamente l'ho proprio missato, in effetti, anche qua. C'ha un range un po' basso. Forse è l'arma che fa schifo, però da una lancia mi aspetterei un po' più di range, devo dire. 68 danni, sì. Allora, vedete, sensibilmente aumentato il danno. Non è male... Avete visto? Sono cose che danno una certa differenza, no? 20% in più danni fisici, stordisce per 2 secondi in caso di pioggia, 30% danni fisici, cioè... Sono cambiamenti abbastanza sostanziali e gli alberi dei talenti, diciamo, sono più belli quando prevedono cambiamenti sostanziali, no? Quindi a prima vista sembra un albero dei talenti un minimo pensato. Ok, questo è molto grind, devo dirvi. Questo però è molto grind. Vediamo se continuare. Più che altro vorrei essere più veloce, salire di livello 5. Ah, ok. Vediamo quest'altra abilità. Che cos'è quest'altra abilità? Ci fosse un tooltip, ma uno. Ah, ok. È un drawback magico, diciamo. Un dodge all'indietro magico. Che è diverso dal dodge normale. Può anche essere un dodge in avanti? No, può essere solo un dodge all'indietro. Ok, è bello quando entra sto colpo che li one shot, non mi dispiace per niente. Ok, certo però che se mi fai killare così tanti mob devi mettermi un po' più di AOE. Devi mettermi un po' più di AOE, devi mettermeli un po' più raggruppati. Magari sto sbagliando io il punto di grinding, effettivamente. Vediamo se per caso c'è... Ah sì, vedete, sì. Stavo un po' sbagliando io il punto di grind, perché ci sono anche i mob appaiati. Se posso aggrarli così, fare così e poi fare... Ah, vabbè, comunque si fa prima, facendo così. Sì. Warlord, saltato in testa. Vi dirò. Molto facile, cioè avrebbero potuto mettere 25 mob anziché 50 da fare, il doppio più difficili.
dopo gli mando anche quel feedback lì. It is better to put 25 mobs instead of 50 and make it double the difficulty. Dunque, mi pare anche che ci sia una sorta di questione proprio dell'hitbox dell'arma, no? Perché è facile trapassarli e mi pare che si faccia danno proprio in base alla swingata. Quindi non è fatto male da questo punto di vista. E lagga anche sorprendentemente poco per essere un alfa. Scusatemi se mi sono preso a uccidere mob, ma... mi sono preso a uccidere mob. Questo è un buon segno. È un buon segno questo. Ok, non fa danni se passo nel mezzo. Ho sperato che quell'abilità lì, se entravo dentro un mob, facesse danni. Comunque, va bene, prendiamo tutto. E a questo punto, cavallo, che sarebbe bello riuscire a bindare, sarebbe molto bello riuscire a bindare il cavallo. Vorrei metterlo in uno dei quick slot qua. E si torna, immagino, dal capitano Kyle, no? Immagino. Sì. Suppongo. Però, devi essere sul percorso per attivare l'esecuzione automatica. Ma come fa lui a decidere dove mandarmi se io non posso mettere dei waypoint? Questa è la strada, no? Io però non ho un waypoint. Ah, ecco, ok, così. Devo cliccare sulla strada proprio. Autorun. Ah, ok, guardate, c'è l'autorun. Proprio come Black Desert. Va bene, intanto che lui va lì, sigaretta per me e risposte cose alla chat. Sì, sì, posso dirvi che non dispiace neanche a me, posso dirvi che mi aspettavo qualcosa di molto peggiore. Io sono anche un fan di queste ambientazioni molto grandi e vuote. Sta a vedere che questi turchi hanno... Ma i turchi fanno dei gioconi, eh. I turchi hanno fatto Mount & Blade, ricordiamo. Quindi. Allora... Mi spiace Old KK che a te non piaccia Black Desert, è per via della coreanità, perché come gioco non è, ma è per via della coreanità e per il fatto che è troppo single player Black Desert, che non va bene. Tecnicamente Black Desert è di un altro pianeta, ma sai che io mi permetto di dissentire BDC, ma Black Desert c'ha un po' pin delle texture e degli modelli insopportabili, anche questo ce l'ha un po', devo ammettere, però di meno. Però di meno, mi dà più fastidio quello che ha una grafica meno bella, meno prestante, eh. Secondo me c'è un modo migliore per usare il cavallo, devo capirlo. Allora, affari segreti. Spada, scudo, spada. No, io voglio la lancia. Sì, voglio la lancia velenosa. Chissà se è veramente velenosa. Raccogli 10 pezzi di osso di strega dalle creature nemiche di livello 1-5 in avvicinamento. Ok. Io tra l'altro qua adesso dovrei avere un sacco di roba nuova perché ho gli stivali. Rispetto a Black Desert l'equip si cambia di più, poi probabilmente ci sarà un sistema di potenziamento tipo quello di Black Desert. C'è un comparison, Dio santo, che non riesco a capire quello che ho, non c'è un compare. Grado 10, io devo vedere il grado che deve essere 10 anziché 5, non ho messo tutto, no, non ho la lancia, ma tanto non ho una lancia migliore. Però ho una spada migliore. Quindi avendo io una spada migliore, mi uso un spada e scudo e provo a vedere com'è. Così faccio qualcosa di diverso. Intanto c'è un punto nel lanciere. Qua mi servono due di questi libri che non ho per potenziare l'abilità. Tanto posso resettarlo. Io prendo anche questa abilità con la lancia, che almeno mi farà capire un po' da che parte va quello skill tree lì. Allora, questa intanto la metto qua poi per la prossima lancia. Intanto qua abbiamo maestro di spada, qua invece bisogna bindarla, ok, perché useremo un po' di spada. Allora, sarebbe bello capire come usare meglio il cavallo. Ah, queste sono le life skill. Ah, che in base ai livelli ci danno bonus diversi. Retro! Questo vuol dire indietro, vade retro. È tradotto in latino, ecco qual è il... Ecco come mai non lo capivamo bene, perché in realtà è tradotto in latino.
velocità di pesca, ok, quindi più livello più ho proprio dei bonus legati al compimento delle azioni della professione, che è una buona cosa anche questa. È un'ottima cosa in realtà questa, non è una buona cosa, perché una delle robe che io non sopporto del crafting nei giochi è che tu sia di livello 10 o che sia di livello 100, del crafting non cambia niente se non ciò che puoi creare, ma è una stupidaggine perché sei più bravo, quindi dovresti fare meglio anche le cose di livello più basso. È un'ipotesi, sì. Se alzo la luminosità, ma adesso inizia a diventare giorno. No, non mi dispiace neanche a me, Old KK. Paravo 18 con lo spadone e ne blocco 28 con lo scudo. Hai tradotto col culo. Ah, ok, tradotto col... Ok, perfetto, perfetto. Sì, devo mettere in inglese. Ah, perché le descrizioni delle skin non ci sono. Ma come faccio a metterlo in inglese? Cioè, aspettate, va. Vabbè, per la prossima volta ve lo metto in inglese. Anzi, vediamo. Sì, la prossima volta ve lo metto in inglese. Chissà, cerchiamo di capirlo insieme. Momento marketing, un attimo, se non sono... Se cambio arma passo da guerriero con spada e scudo a mago con la staffa, immagino. Sì, penso che le abilità siano fondamentalmente legate alle armi che si utilizzano, ok? Quindi se io utilizzo... È come New World in questo senso, ok? Come New World. Tanto mi sono messo uno in più di strength. Prime impressioni in Fusion X molto migliori del previsto. Tutte le armi hanno lo stesso range più o meno, sembra anche a me, infatti è un problema quello, Morgotto. Per avere i tooltip devo mettere il gioco in inglese, straordinaria questa cosa. Non mi dispiace, sembra vecchia scuola, Max. Sì, sì, sembra meglio di tante cose che escono oggi sicuramente. Per il cavallo premo P, c'è Jay da me, non so come mai. Ne ho lette di peste e corna sui turchi, non ho buone vibes. Vabbè, vedremo. Vada retro, ogni volta che cambio arma devo attendere 100 secondi prima di poterla usare. Se vuoi usare più armi usa la barra multipla. Ah, oh, ok, perché è legato. Ok, questo è un ottimo suggerimento. Ottimo suggerimento. Perché è legato alla barra, quindi interessante. Ok, ottimo suggerimento. Va bene. Ok, andiamo quindi. Sei uscito dalla zona sicura, dove devo andare? Alle rudini di... No, dove cos'è che devo... 10 pezzi di ossa, di strega dalle creature nemiche in avvicinamento. Raga, non si capisce un cazzo di quello che dica qui. Ma proprio niente. Non ho idea di dove devo andare. Cioè, è terribile il fatto... Saranno sempre da loro, probabilmente. Saranno sempre da loro. Saranno sempre da loro. Un secondo, intanto che c'è l'autorun. Mi sono mangiato per Plinus che chiede una focaccia. Ma è ancora lunga. Sono neanche riuscito a fumare. Mi fate sudare con questo streaming. Allora, vediamo quindi... Intanto... Ah, beh! Un Whirlwind. Un Whirlwind è un po' quello che ci voleva, eh. Si livella molto in fretta come su Black Desert. Non capisco i miss da cosa siano dovuti, se da una cattiva swingata mia, a livello tipo di hitbox, o se... Ah, osso di strega, ecco, questi li devo droppare, perfetto. O se a questo punto andiamo dove ci sono gli AOE. O se è semplicemente una statistica che entra. Vediamo, vediamo. No, ma come? Ma come? Triste sta roba. Questo che cos'è? Una charge. Questo che cos'è? Un rend. Riduce il cooldown. Iniziamo dalla charge. Ah no, non è.
Ah, si possono fare le combo? What? Si possono fare le combo. Adesso proviamo una combo. 2 più 1. 2-1. Non sono sicuro di aver fatto una combo. Ah, ci sono. Semplice zuppa. Satura il vostro lavoratore del 5%. È come Black Desert. Intanto grazie mille a Fenrir che si è iscritto. Grandissimo, vero massivo postumano Fenrir. Grande. Allora, questo scudo è meglio di quello che ho. Va bene, ma chi se ne importa? Voglio riprovare a fare la combo perché non l'ho capita. Due. Ma sì, entra subito dopo, effettivamente. Entra subito dopo, effettivamente. Ok, va bene, va bene. 2, 1. Ah, beh, sì. Ok. Bella la spada. Ok. Interessante, interessante. 1. Pensavo una OE un po' migliore. Ok, ma raga. Sono overencumbered, temo, a giudicare dalla mia velocità di movimento. Overencumbered, sì. Dovrei vendere le cose. Vabbè, distruggo il mio equipaggiamento iniziale, tanto chi se ne. Vabbè, ma non è questo che mi sta riempiendo. Sono sti materiali del cazzo che mi stanno riempiendo. Ah, certo. Ah, questa è un'inculata, perché ho preso. Ho stupidamente preso i reward del. Ho preso i reward, diciamo, della beta e mi sono riempito l'inventario. Porca troia, adesso non so cosa fare perché non posso distruggere queste robe. Mi servono per dopo per vedere l'housing. Cazzo. 0,66 chi è, ma in ogni caso non gira sta roba, raga. Questo ne ho una migliore, questo ne ho una migliore. Questo va a fanculo, e pure questo. Va bene. Ok, ma perché è sempre notte? 2 del mattino ancora, vorrei che diventasse giorno, cazzo, stiamo vedendo solo roba di notte. Allora, abbiamo intanto livellato di brutto l'arma. Abbiamo trovato anche delle frecce avvelenate. Riduce questo, no, danni puri, assolutamente. Assolutamente danni puri. Cosa volevo fare? Niente, va bene così. Vediamo quanti danni fa. Adesso 101. Molti di più. Uno in strength. Ok, se si riuscisse a fare un po' più di AoE non mi dispiacerebbe, perché questa abilità che in teoria fa AoE lo fa effettivamente, solo che è un po' brutto usarla perché il personaggio fa un passo in avanti, quindi. Sì, e poi no, io non riesco a computare il range in sto gioco, mi sembra troppo corto. Cioè, un range veramente piccolissimo. Ok, ho fatto la quest, quindi torno indietro. Tra l'altro sono di nuovo overencumbered. Ascia dei coraggiosi. Ah, è sempre a due mani. Le asce sono a due mani. Le asce sono a due mani. Vabbè, poco male. Tanto adesso prenderemo una lancia più forte e userò la lancia che mi piace di più. Devo solo riuscire a uscire da questo impaccio dell'overencumbered così. Evochiamo il cavallo. Ok. E andiamo a est, no? Perché è lì che c'è il quest giver. Ah, devo anche essere sulla strada per iniziare il fast travel. Ok, quindi non basta mettere. Sta che roba è. Un attimo solo questa cosa qui, che cosa mi rappresenta. Che sto a fare? Se raccolgo le piante magari mi danno delle robe speciali tipo la zona radioattiva di Fallout 76. Non so cosa sia questa roba. Se qualcuno lo sa me lo dica.
Intanto torniamo dal quest giver. I tuoi reward, Plini. Sì, i tuoi reward della beta. Pensa, te li ho ninjati tutti. Tutto ninjato. Ma presto te ne daranno molti altri, perché il tuo feedback sarà invaluable per gli sviluppatori. Molto scomoda è sta cosa di mettere il tracciante sulla mappa. Autorun, tra l'altro non c'è neanche un hotkey. Io continuavo a premere T come su Black Desert, ma non, no. Ragazzi, ci hanno mandato le key. Cosa vuol dire ci hanno mandato le key? Attenzione. Dice Plinius, ci hanno mandato le key. Cosa vuol dire, Plini? Non mi piace che stanno impalati i mob. È un gioco diverso. Anche io preferisco lo stile tipo di un World of Warcraft, no, evidentemente, o anche solo Guild Wars 2. Ma questo è lo stile mezzo coreano, mezzo no. Oh, attenzione, abbiamo un bel po' di beta key. Bella questa storia. E allora sapete cosa vi dico? Che adesso mi date 3 secondi, facciamo, se Plinius me lo confermi, possiamo fare al volo un giveaway. Una tienila per me, che magari la uso sul mio Steam a sto punto, così non devo loggare il tuo, sarebbe meglio. Giveaway The Queenfall Beta. Adesso così lo mettiamo anche nello streaming. Inserisci la tua mail per partecipare. Vediamo se Plinius mi conferma. Ah, leggo il messaggio ufficiale dello sviluppatore. Hello, thank you for your interest in Queenfall. Thank you for stopping by, developers. If you can check your press email, thank you. Ah, perfect, thank you very much. Benissimo, allora abbiamo le beta key. Grazie agli sviluppatori di Queenfall che sono passati in... thank you for having the right ideas for a game in 2024, in my opinion. A questo punto possiamo fare così e andare dal capitano Kyle, che a questo punto ci dà questo. Teletrasportati nella città Reasia e parla con il guardiano. Ok. Teletrasportati. Come mi teletrasporto? Ma più che altro, c'è un vendor a cui vendere tutta sta robaccia che ho in inventario? Ah, così riparo. Questo sarà poi per gli equipaggiamenti più avanti, indubbiamente. Questo per mettergli dentro l'animale domestico, va bene. Acquistano, io voglio vendere. Puoi trascinare o cliccare con il tasto destro del mouse gli oggetti che voglio vendere. Io voglio vendere tutto tranne la lancia. Lancia velenosa, questa la voglio tenere, voglio equiparmela anzi. Allora, un attimo, perché poi rischio di vendere cose che non voglio vendere. Quindi lancia, quindi vendere, quindi così. E direi che si fa repulisti. Si fa un mega repulisti qui, proprio di quelli devastanti. Proprio di quelli devastanti. Peccato che non c'è il modo di vendere. Ci sarà il modo di vendere i trash item subito? No, forse no. Tutta sta roba non ci serve. Ah, avevamo anche, sì, giusto, uno dei reward della questa era anche il pugnale. C'è un'ascia che è ancora più forte della lancia, quindi la tengo. Proviamo, adesso ci proviamo anche un po' l'ascia. Mettiamo due punti in ascia. La spada comunque la tengo, perché se la lancia non mi soddisfa uso la spada. Thank you, the Queenfall developers. I've already submitted a couple of feedbacks during this live stream. Buonasera Bampo. Ah, banalmente cambio la lingua da Windows. Ma a questo punto me lo scarico da Steam in inglese, probabilmente è meglio così. Lo scarico poi da Steam in inglese, non è un problema. Per il prossimo streaming ci faremo trovare preparati. Custode di montagna. Allora, se magari mi dicessero le pietre di teletrasporto. Devo trovare una pietra di teletrasporto, a quanto pare. Una pietra di teletrasporto. Certo che lasciato un po' così al nulla.
Ah, me l'ha data la pietra di teletrasporto. Ok. L'ho venduta. State a vedere che l'ho venduta. Perché ho detto qua. Cioè, state a vedere che ho venduto la pietra. Sarebbe fantastico. Ma di sicuro è andata così. Di sicuro l'ho venduta. Estratto di qualità di creatura. Non c'è neanche un search, quindi non posso essere sicuro di quello che ho fatto. Oi oi oi. Vediamo se posso ricomprare. Non posso ricomprare. Ah, ok. Esco e torno al menu di The Queenfall, dove c'è... Ah, ok, devo sloggare. Benissimo, perfetto, grandissimo. Questo grande suggerimento. Aspettate un attimo perché... questo è un altro pet, volendo, che possiamo sbloccare. Sì, possiamo averne due contemporaneamente. No, solo uno, non è come Black Desert. Bene, meglio così. Allora, ragazzi, qua è successa una tragedia, perché... io mi sa che ho venduto ciò che non avrei mai dovuto vendere. Rimuovere la quest e riprenderla. Ottimo. Ottimo. Tridimensionale questo ragionamento. Tridimensionale, cazzo. Mi piace. Questo probabilmente abbiamo... Allora, se ce la ridà... Xana, error. L'ha detto in basso. Non... Error. Semi di pomodoro. Non mi ha dato assolutamente niente, ragazzi. Non me l'ha mica data la pietra di teletrasporto. Error. Vabbè, teletrasporto della città di Reasia. E dov'è la città di Reasia? Andiamo a piedi. Vabbè, qua non è lontano. Dai, mi fumo una sigaretta intanto, dai. La cosa va benissimo, va benissimo. Non c'è nessun problema. Error. Evocazione. Quindi comunque, Plinius. Ok, i codici li diamo solo agli abbonati. Mi può andare bene. Io se vuoi ho il giveaway da linkarti immediatamente. Quindi io te lo linko intanto. E poi tu ne fai quello che vuoi, caro Plinius. Perfetto. Allora, intanto che il cavallo va, io mi mangio una fettina di focaccia e mi giro una sigarettina. Ok, intanto ci vediamo il cavallo che va. Scusate questo momento di pausa, 5 secondi. Thank you PBA for the suggestion. I will try later. Anzi, not later. Let's try it now. It doesn't work. No. Maybe I should bind it some way. Magari in italiano non funziona un cazzo. Summonare la cavalcatura, P. Ha ragione, è P. Ribindiamolo, ma ha ragione. È P. E allora per quale motivo non la prende? Vabbè. Allora, 2 minuti all'arrivo, giusto il tempo appunto per farsi del male. Thank you. Ok, intanto Plinius mi suggerisce di mettere la webcam in basso a sinistra perché giustamente c'è la chat e chi se ne importa. È vero, effettivamente è il posto più comodo. Allora, sigaretta per me. Finalmente. Tra l'altro, ragazzi, fa un caldo
Non so da voi se fa caldo, oggi era veramente potente, veramente potente. Ho sudato un botto, un botto. È stata una giornata molto lunga per me oggi. E non è finita con The Quinfall. Però sapete cosa vi dico? Che io sono iniziato, cioè ho iniziato questo streaming un po' controvoglia e scettico, no? Perché dicevo, minchia, adesso devo fare il solito streaming di Quinfall subentrando a Plini per gli MMO disagio, no? Come faccio? Non posso superare il maestro degli MMO disagio. E invece altro che MMO disagio, regà. Qua ci troviamo di fronte a una roba che è tra le più promettenti che ho visto negli ultimi anni sugli Early Access MMORPG, eh. Ve lo dico proprio subito questo. Io sono anni che dico ci vorrebbe un Black Desert occidentalizzato. Anni. Ok, poi è uno stile di gioco, no? Abbiamo visto i mob, per esempio, che stanno fermi, il fatto che si grinda molto, ad alcuni non piace questo discorso del mondo aperto e vuoto, è tutto ragionevole, nel senso, quelli sono certi tipi di giochi, però meno male che ci sono, perché veramente c'era solo Black Desert, eh? Quindi poi magari questo fa cagare un domani e chi se ne frega, c'è un taglio del bioma che sembra Daggerfall qua. Comunque, vabbè, ma mi va benissimo, la grafica non mi interessa, è bene che il mondo sia grande, guardate, c'è anche un deserto qui nel mezzo, mi va tutto benissimo. Io da questo punto di vista non ho nessun complaint, se poi il gioco funziona. Quello che noto con piacere è che è un gioco che secondo me ha le idee giuste, adesso anche questa strada sghemba chiaramente andrà fatta meglio, no? Chiaramente, però finché si tratta di questo genere di cose vi dico... si risolvono, no? Evidentemente anche in modo piuttosto semplice. Se poi però il gioco non funziona, non ha le idee, quello non lo risolvi. Anche questa roba qua della transizione che accade in un attimo, vabbè, meno male che adesso vediamo qualcosa finalmente. Però, no, ci sono delle cose che vanno risolte. Dopodiché io a vedere il fatto che questo per lo più è un po' un clone di Black Desert, sono contento perché vedo una roba diversa. Ok, quindi questo lo devo ammettere, indubbiamente. Ok, siamo arrivati in città, io non ho neanche fatto in tempo a fumare, ma non importa. Quindi, parla con il guardiano, guardiano Alde. Quel cazzo. Ah, c'è viaggio veloce. Ah, ma che... Non c'era nessuna pietra, bastava cliccare sulla mappa e fare viaggio veloce. Ora lo sappiamo. Vediamo se qua riesco a trovare il guardiano di cui mi parlavano. No, non riesco a trovare il guardiano di cui mi parlavano. Quindi, boh. Esatto, Miki, bravissimo. Quelli sono i giochi migliori, quelli che ti danno il tempo di rollare. Certo, certo, devi avere, no, una... un intervallo, no, devi avere uno switch tra momenti di quiete e momenti di guerra. Quando in momenti di quiete, in questo momento di switch, tu ci dai dentro. Bravo. Meglio di Tarisland sicuramente. Allora, il mondo è sconfinato. Ha pure le isole, a dirla tutta, attento esaminatore, qualità promettenti, anche su giochi apparentemente dubbi. I think they have potential. Yes, but maybe you should switch account when commenting such things. But I agree, nonetheless, I agree. Allora, dicevamo, riprendiamo il controllo, facciamo viaggio veloce perché non so dov'è questo guardiano Alden, suppongo che il guardiano Alden a cui dobbiamo parlare sia vicino al teleport, quindi mi teleporto, vedo dove mi porta e a quel punto vediamo. Ok, non è vero, speravo... no. Ok, vabbè, allora proviamo a seguire... Quindi seguire qua il waypoint, effettivamente, che stupido, c'era il waypoint. Sembrava un NPC come tanti altri, invece no. Anche qua una cosa che posso dirvi effettivamente è che l'NPC ha un quid di... elemento del fondale, no? Questi sono tutti NPC che... di fatto non contano nulla, no? Sono, io li chiamo gli elementi del fondale, sono NPC decorativi, non hanno una vera e propria funzione, no? Non li puoi aggrare, non li puoi combattere, non è come può essere un World of Warcraft, no? Per esempio.
Allora, qua andiamo un po' avanti e indietro. Sì, mi fa. Ok, è molto simile a quando arrivi a Calpheon su Black Desert che ti dice vai e ti fa scoprire di fatto le feature della città. Ok, il deposito è vincolato al luogo e questa è un'ottima cosa per un gioco che insomma punta a uno stile un po' più sandbox, indubbiamente, quindi è un bene che i depositi siano vincolati alle città nelle quali fisicamente si trovano. E che non ci siano una roba onnicomprensiva che non ha molto senso. Ma no, questo lo prendiamo. Vorrei. Devo capire come fare a dividere le stack. Come faccio a dividere in stack? Boh. Vabbè. Comunque, l'importante era depositare questa roba. Anzi, sì, l'importante era depositare questa roba prima della fine dello streaming. Faremo sicuramente un tentativo sul modo di craft di costruire, no? Sul sistema di costruzione. Guardiano ha qualcosa da dirmi, è qua? Ah, casa in affitto. Ah, interessante. Questo è di nuovo un elemento tratto da Black Desert con le case distanziate nelle quali fare l'housing. Ok, quindi c'è. Quindi allora voglio capire poi qual è la differenza tra la casa dell'housing nella città, diciamo, istanziata e ciò che io ho visto prima che potevo costruire così. Altare che poi magari queste cose qua non sono. Non c'è un vero housing open world. Chi lo sa. Ah, una cosa che mi piace molto però, guardate, sono le ombre, guardate le ombre che vengono create da questo oggetto che viene posizionato, lo vedete? Questo è fatto bene. Questo è fatto bene, questo è figo, questo è figo, questo è molto figo, questo è molto bello. Beh, poi io mi gaso sulle ombre, lo sapete, però, è una bella cosa questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa. C'è anche il ray tracing, volendo, visto nelle opzioni, però per qualche motivo non me lo fa provare. Mi dice che devo far partire il gioco in DirectX 12, ma l'ho fatto partire da Steam, probabilmente c'è un altro eseguibile. Ok, e di nuovo tutto estremamente buio. Sarebbe bello che fosse meno buio. Ora, torno un attimo al menu principale, perché secondo il suggerimento di qualcuno c'è il modo di cambiare la lingua. Eccolo qua in basso, infatti, italiano, non lo mettiamo in italiano, lo mettiamo in English. Perfetto. Non lo trovavo. Scusate, buy to play, sì, in teoria buy to play. Segnalo KOTOR 2 di Ceredex con il regalo su Amazon Prime. Bellissimo. PBA, I don't know, I will try later to build it. I will try later to build it. Thank you for the kind words, by the way. Ok, torniamo quindi dall'NPC, vediamo che cosa ci dà. Appena ci dà una quest un po' più libera, proviamo questo sistema di costruzione. Prima di provare questo sistema di costruzione, però, voglio una casa, voglio affittare una casa e vedere l'housing istanziato, diciamo. Quindi adesso cerco un po' di case affittabili, se forse c'è solo questa in realtà al momento. Ci fosse anche un modo per vederlo, questo sarebbe divertente. Perché voglio una casa che rispecchi i miei gusti. Qua c'è l'NPC. Ah no, questo che cos'è? Quest board. Ah, queste sono tipo le daily. E l'arche passa, ragazzi, oh mio Dio. Kill 5 level 1 creatures, questo la prendiamo. Get one decayed plant, direi che lo possiamo prendere. Per un dentice, bello, il dentice è uno dei pesci che io preferisco, tra l'altro. Help for town people, get 6000 PVE points, certo, queste saranno tipo le weekly o qualcosa del genere. 5 times buy or sell at the marketplace, 120 minuti nel gioco, va benissimo. Feed your horse 20 times, collect 50 volte, senz'altro lo faremo. Ok, va bene. Oh, allora, perlomeno, nel mio odio sconfinato che sapete io ho nei confronti delle quest,
c'è da dire che sono queste che si fanno un po' da sole, no? Non c'è da andare a rompersi i coglioni cercando l'obiettivo specifico in un certo posto che è una merda e farlo 40 volte. Almeno no, almeno mi sembra che sia tutta roba che si fa rapidamente. Danger is growing. Questo sarà il mio reward. Ok, non so cosa devo fare, lo vedremo più avanti. Cosa devo fare qua? Talmente tante queste. Kill 50 enemy creature, solito. Vabbè, meccanismo di progressione a Black Desert. Si grinda, si grinda, si grinda. Non è un problema, posso dirvi, non è un problema. Perché io posso prendere un amico e grindare con lui e fare più in fretta. E questa roba è molto più divertente che doversi sorbire le quest single player in un MMORPG. Io questa è una cosa che dirò sempre. Non mi interessa il gioco... se sta simpatico o no, il gioco che fa quello è un gioco che a me già piace di più del gioco che mi fa le solite queste. Allora, questa mi sembra la casa più carina perché c'è anche il balconcino, quindi Sites 3 su 10, vediamo un po' se è effettivamente al balconcino. No, non è al balconcino, un monolocale sfigatissimo, un tugurio questo, no, per carità, niente tugurio. Però sopra c'era il balconcino, io speravo di poter avere il balcone, peccato. Vabbè, niente, allora giusto per vedere com'è la feature prenderemo questa casa, anche se non mi soddisfa per niente come location, non mi piace questa casa qui, non è esposta a ovest come piace a me, non... quella forse, questa c'è qui, questa è un'altra casa. Vediamo. Yes, in every MMO the desert is usually the most interesting part, BBA, at least in my experience. Ok, io direi che possiamo prendere questa casa. Sì, vabbè, un mo preferito, calma, calma. Io sto dicendo che abbiamo visto talmente tanto schifo nel corso degli anni che io dico che tutto sommato no, cioè, c'è ben di peggio di sta roba qua per il momento, considerando che è un early access, cioè Pax Day era molto peggio di sta roba, Tarisland è peggio di sta roba, se non siete un cinese o uno che gioca a mobile, in cinese non perché i cinesi sono stupidi, ma perché poveretti, loro non possono giocare a WoW, no, in Cina, quindi... Allora, come faccio qua a costruire delle cose? Io vorrei costruire delle cose. Builds. Ah, me lo faccio in casa l'altare. E perché devo farlo fuori? Io me lo faccio in casa. Però per farlo ho bisogno delle pietre. Ok, quindi calma. Allora, qua bisogna andare. Intanto sono contento di aver messo il gioco in inglese perché altrimenti era veramente un po' devastante. Dunque, devo andare allo storage. C'è chef, no. Dov'è lo storage? Armorsmith. Dov'è lo storage? Cazzo, l'ho trovato prima. Depot Keeper. Nord-est. Ok, da lui prendo quindi questi, torno in casa. Ah, il pet deve mangiare, mi sta segnalando. Ok, panico, panico, il pet deve mangiare. Terribile. E adesso? Panico totale, ragazzi, il pet deve mangiare. Pezzo. Sì, questo è esattamente come Black Desert. Come lo chiamiamo il calabrone? Lo chiamiamo il calabrone. Oh. Ho distrutto il microfono, scusate. Calabrone. Forse basta cliccare col destro su questo, infatti. Ok, bastava cliccare col destro. Bene, quindi dicevamo... Non mi ricordo più dove è casa mia, che non è segnata, è qua. Ok, è qua. Qua, sud-ovest. Questa città è un po' sfigata, bisogna dire. Un po' sfigatina. Che ti è iscritto Agot, buonasera Agot, grazie mille dell'iscrizione, benvenuto, vero massivo, postumano, grande veterano, 27 mesi,
fantastico. Allora, U di altare. No. Io lo faccio in centro l'altare. No, non mi piace farlo in centro. Facciamo lì. Put. Non posso. Evidentemente questo si fa solo fuori. Ok. E se io volessi... Se io volessi fare qualcosa in questa casa... Forse non posso fare nulla. Forse per il momento non posso fare nulla. O forse dovrei avere degli oggetti nell'inventario che poi posiziono, di fatto, no? Col tasto destro. Una 50ina di giga di download. Sì, devono fissare l'illuminazione. L'illuminazione non piace neanche a me. Sembra sempre notte. Se è tutto troppo scuro. È tutto troppo scuro. Vabbè, niente ragazzi, continuiamo l'avventura. Poi vediamo se capisco qualcosa circa il... sistema di housing, ok? Allora, devo rimettere solo questa roba dentro, sennò vado ultra over encumbered, quindi via questo. Ecco, adesso con P riesco anche a evocare il cavallo. Guai a usare questo gioco in italiano, non funziona niente. E abbiamo anche i tooltip, guardate. Retreats quickly from the enemies and increases all piercing damage. Ah! Quindi uno va indietro e poi va in avanti e fa il 200% del physical damage. Cazzo! Ah, adesso si capisce un po' come funziona. Ok, ok, tutta un'altra storia adesso. Tutta un'altra storia adesso. Benissimo. Facciamo uno in difesa. Mi fa sale il physical DP. Va bene, la difesa in questi giochi è sempre importante. Allora, dobbiamo quindi killare dei mob di livello 1-5, mi pare di aver capito. Possiamo andare già direttamente dai 5-10, ovviamente. Andremo qua, andremo al Wrap Soul Origin Valley. Quindi, full ovest. Ci fosse un autorun, maledizione. Non c'è, eh? Non c'è l'autorun. Non c'è l'autorun. Allora metto un attimo questo. E vizi. Oh, ma ha sorpreso anche me, ha sorpreso anche me, raga. Cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Cioè, è vero, c'è anche il nuoto, è meglio di New World. Ma allora, raga, cioè, nel senso, no? Poi qua si tratta di... cioè, i Morpg vivono e muoiono sul lungo periodo, ok? Però ci devi arrivare al lungo periodo. Io questo dico, no? Se voi mi fate giocare a New World, io smetto di giocare dopo 10 livelli. Se mi fate giocare a Tarisland dopo 5 livelli, se mi fate giocare a qualsiasi MMO disagio degli ultimi, a Pax Day, non duro neanche il tempo dell'installazione del gioco, ok? Quindi, almeno ci devi arrivare. Ora, io qua sto facendo uno streaming di poche ore, che saranno, e però sto trovando del divertimento, sto trovando anche qualche considerazione interessante circa quello che i developers hanno voluto fare in sto gioco, che non è la solita roba trita e ritrita, almeno hanno provato a fare qualcosa di diverso, hanno provato a copiare Black Desert, che comunque non ha dei cloni in Occidente degni di questo nome, e quindi è già un po' più interessante rispetto alla paccottiglia che vediamo costantemente propinataci, devastante. Royal J, stavo giusto dicendo che è molto meglio del previsto. Allora, proviamo quindi questa lancia. Ok, forse dovevo incare in un altro modo. Perché l'ultimo l'ho ucciso proprio male. Allora, io penso che debba incare così. Puoi fare così. No. Non particolarmente efficace questa strategia, devo ammettere. Ok, se non altro la lancia ha un po' di AOE. Avevamo detto che visto che avevamo delle asce migliori, volevo provare l'ascia un istante ancora. C'è anche il Warhammer. E questo non ce l'avevamo all'inizio.
il martellone alla Plinius, come su New World. Elemental focus richiede il livello 10. C'è poi un focus che non so esattamente cosa sia. Deve... Ah, una staffa, niente, ok. Va bene, proviamo a usare un attimo le lance. Che però devo ancora livellare, perché è la prima volta che le uso. Quindi Dual Axe, Berserker Storm Axe oppure Bloodmaster. Ma se mi dite Berserker Storm Axe, io non posso che scegliere Berserker Storm Axe, no? Però cazzo, questo stila 5% HP from damage dealt, eh? Questo è Life Steal, ragazzi. Questo è Life Steal. Life Rip. Your character steals HP. Oh mio Dio, questo è fico, cazzo. Perché è diverso, questo mi piace. Però Berserker Storm Axe, physical damage to the enemy, reduces the enemy. No. Life. Oh, I'm a simple man, I see life steal, I click. Non posso usarla perché avevo 30 secondi di cooldown da quando ho switchato arma. Ah, posso anche tenere semplicemente premuto il tasto destro, il tasto sinistro. Una cosa che vorrei capire è, ma l'attacco pesante a che cosa serve? Perché mi sembra che, cioè, è vero, faccio 43 danni, ma li faccio in 10 volte il tempo, cioè. Quindi non ho molto chiaro il discorso dell'attacco pesante. Forse ci sono delle robe da chainare più avanti, chi lo sa. Abbiamo fatto un sacco di punti, un sacco di livelli, quindi questo va bene. Character is below. No. Questo prima. Ok, adesso proviamo quindi queste abilità di lifesteal, ragazzi. Vediamo un attimo. Allora, lifesteal. È successo un cazzo. Lifesteal, lifestealato. Certo, per 8 secondi lifesteal un botto. Ho fatto anche. C'è un discreto cleave, tra l'altro, quell'abilità lì. Adesso voglio rivederla. Rivediamo questa abilità di lifesteal. Eccolo. Certo. Adesso crepo. No, non voglio morire. Vorrei proprio evitarlo. Guardate però col lifesteal, quanto ho raccato. Attenzione, Ashe, arma meta. Forse abbiamo l'arma meta. Cioè, troppo bello. Cioè, AOE, fantastico. Cleave, eccezionale. Si usano le asce, cosa devo dirvi? Si usano le asce, via. Troppo più forti. Allora, increased stolen HP, deals an extra physical damage. Iniziamo dall'extra physical damage. Cioè, per forza, no? Intanto qua sto giustamente facendo la quest. Cioè, guardate, bellissimo. Ah, doppie asce for the win. Benissimo. Ah, questo ha svoltato sta roba. Ho sbagliato, dovevo usare prima una e poi prima la 1, poi la 2, effettivamente. E le sono anche bindate. Vorrei morire di nuovo, magari, possibilmente, grazie. Lifesteal 1, lifesteal 2, pazzesco, si va come dei fulmini. Allora, Constitution ancora, voglio più HP, visto che lifesteal lo voglio più HP. Avanti. Oh, sono abilità migliori di quelle di Diablo 4, ragazzi! Sono abilità migliori di quelle di Diablo 4, l'albero dei talenti è meglio di Diablo 4. Bravi, leggete ciò che Plini sta scrivendo in chat, perché c'è il giveaway di codici di Quinfall. C'è il giveaway dei codici di Quinfall. Quindi scrivete a Plinius in privato su Twitch per avere il giveaway dei codici di Quinfall. I will also say it in English for our international friends. If you are subscribed to this channel, you can write to Plinius in order to access our giveaway of beta codes for the Quinfall. Ok, ragazzi, lifesteal è una roba pazzesca, eh. Lifesteal incredibile. Poi guardate che cazzo di cleave fa, è bellissimo. Cioè, ha svoltato. Finalmente un po' di AOE. Molto bene. Altra abilità, le prendo tutte. Asha, ormai io sono... Cioè, lo sapevo che l'Asha poteva rappresentare una cosa... bello. Ragazzi, sono... cioè... Io non dico niente. Non dico niente, ragazzi. Ma chi ha giocato a Diablo 4 sa.
c'è anche un po' di Jedi Academy, perché quando io uso l'abilità numero 3, e intanto grazie mille a Ice Gun che si è iscritto, grandissimo Ice Gun, vero Massimo Postumano, quando io uso la numero 3, guardate, c'è pure un po' di hitbox porn, perché io devo tenere in... devo tenere il modello del mio personaggio davanti al mob che sto attaccando, no? Perché lui si muove un po' a cazzo, quindi vedete io devo tenerlo comunque che stia lì davanti, quindi c'è pure un po' di questo. Vabbè, sto andando come un treno, cioè queste asce hanno svoltato il gioco, se solo l'avessi saputo prima, ragazzi. Un po' mi dispiace per la mia amata lancia, che è sempre l'arma che preferisco a conti fatti, però cioè, quando si fanno danni di questo genere direi che, insomma, no? Ho finito il mana, però. Ah, ok. Qua quindi subentra un ulteriore... Qua muoio? Non voglio... No. Madonna, che rischio. Quindi subentra una ulteriore considerazione che sarà potenziare un pochettino il mana, perché altrimenti non gira, no? Non riesco a fare abbastanza in fretta i mob. E questo è gravissimo. La numero 3 in particolare consuma un sacco di mana. E anche la numero 2 che fa un botto di lifesteal. Ok, qua, adesso potenziamo un po' il mana. Tanto posso respeccare quando mi importa. Quindi se io per esempio faccio int. Ah, int mi dà magic AP. No, non è quello che serve a me. A me serve mente, che mi dà MP regeneration. Ok. Ok, io posso... Ah, respecco con 100. Io respecco una volta, se respecco un'altra volta è sempre 100. Benissimo, benissimo. Quindi se io tipo metto mente, l'intelligenza non mi tira su neanche... Ah, ok, è tutto... Ok, niente, ok. Il regen del mana... Cioè, tutto quello che ha a che fare con quantità di mana e regen del mana è il main. Quindi il main sale su di 2 sicuramente. Il raise è una... Ah, ok, una riduzione di danno magico, vabbè, è un punto mezzo sprecato, ma chi se ne importa. La costituzione è quello che ha a che fare con gli HP... Me ne prendo 2, che va bene, e il resto metto tutto in strength. Perfetto, mi soddisfa. Mi soddisfa. Ok, adesso guardo la vostra chat, scusatemi ma sto grindando come un pazzo. Non grindavo così dai tempi dei Sausan su Black Desert. Allora, collect 50 cosi, get 6000 PV e points, kill 5 level, 1-5 creatures. Voglio dire, queste non sono delle creature... Ah no, sono creature di livello più alto. Saranno creature di livello più di 5. Sarà per quello che non me lo fa fare. Posso teleportarmi qui e fare la quest, quindi sì, in realtà potrei, ma... Non so se ci ho voglia. Ah beh, sì, posso fare un doppio fast travel, guardate, facciamo un fast... Ecco, questa cosa del fast travel però non mi piace. Posso dirvi, non mi piace il fast travel, secondo me... Soprattutto quando hai un gioco con una mappa così grande nella quale dovrebbero contare veramente le distanze, il fast travel rovina un po' questo fatto. Non mi piace il fast travel nei giochi, ma negli MMORPG che hanno un mondo virtuale aperto e dove dovrebbe contare molto il mondo virtuale, mi piace ancora meno. C'è un fatto, ragazzi, che devo dirvi. È che io non ho visto altri player. E questo un po' mi inquieta. Poi è vero che non siamo partiti nella zona, diciamo, tutorial. Quindi magari sono tutti ultra care bear e partono nella zona tutorial. Però non ho visto player. Potrei teleportarmi da un'altra parte, per esempio. Naresia deve essere un'altra capitale. Non ho idea. Potrebbe essere interessante vederlo. Magari qualcuno di voi ha idea di quale sia la zona, diciamo, di default, quella che ti danno come zona di partenza nel verde. Perché se me lo dite, magari riusciamo a teleportarci lì a vedere anche qualche player, perché effettivamente qua siamo un po' da soli. Certo, Calso, questo gioco è un mega MMORPG. È molto simile a Black Desert, se guarda, è veramente la cosa più vicina che posso dire. È molto simile a Black Desert. È uno stile molto, molto simile. Io a Black Desert ho giocato una vita, quindi non mi dispiace, no, evidentemente. Non mi dispiace.
Allora, qua sono solo qua un istante per killare 5 di questi mob di livello 1, perché c'era una quest che mi diceva di killare 5 di questi mob livello 1 e ovviamente io che sono un videogiocatore del 2024, quando leggo devi fare le quest, mi metto a fare le quest, no? Perfetto, quest complete. Bom. Allora, mi ha dato un sacco di cazzate, devo dire la verità. Vediamo un po' quindi se riusciamo. Se, perché essendo questo molto simile a Black Desert, secondo me si può fare tipo il mega skip tra le montagne. Quindi direzione nord-nord-ovest. Cos'è quella roba lì? Guardate, c'è un pilone che va verso il cielo. Chissà cosa significa. È una zona corrotta. È un rift. Ah, sì, certo che è un rift. È esattamente un rift. Uno sky rift zone, ok. Neanche farla apposta. Allora, va bene, proviamolo. Vediamo un po' se ci dà qualcosa. Sì, va benissimo. Caspita, lo posso fare tranquillamente, direi. Ok, magari con cautela, ma comunque con la forza del lifestyle e dell'AOE si può fare tutto. Collect all. Ok, non devo distruggere questo, devo solo fare kill. Ok, devo banalmente fare kill. Devourer Swarm. Forse devo evitare che i Devourer Swarm arrivino. No, no, penso che sia più semplice di così. Devo solo fare delle kill. Madonna. Ok, questo è un evento dinamico migliore di quelli di Diablo 4. Questo, col fatto che devi grindare e killare i mob, si presta anche a un gioco co-op, tutto sommato, perché vai in giro in due, grindi i mob nel doppio più in fretta e quindi godi nel fatto che fai più in fretta. Se sei in tre fai tre volte più in fretta, se sei in quattro fai quattro volte più in fretta. E quindi ecco che il grinding è sempre, come sempre dico, il metodo migliore a conti fatti per valorizzare il gioco di gruppo. A parte i dungeon ovviamente, ma i dungeon richiedono tutta un'altra quantità di sforzi da parte del developer per realizzarli, no, ovviamente, quindi non si può neanche pretendere cose infattibili. Ho livellato proprio nel momento giusto, così ho recato gli HP e posso combattere ancora. Voglio prendere uno di difesa fisica perché sono un po' basso di difesa fisica. Tra l'altro adesso che abbiamo messo il mana potenziato va già molto meglio. Una cosa che non mi dispiace è che c'è un buon senso di progressione. Ecco, poi ovviamente il discorso si farà all'endgame. Però perlomeno in fase di leveling mi sento di avere un personaggio che diventa sempre più forte e risponde a quello che sto cercando di fargli fare, no? Non so, proprio a livello di build parlo, più che a livello di gameplay. Questo è soddisfacente. Ok, 100% Rift, fatto. Congratulazioni, Askzor. Bravissimo, grazie. E tanta roba nell'inventario, eh. Heavy Armor. Ok, è cambiata persino la skin. Però questa era meglio. Chissà se è grado 18 qua, o grado 10 solo su queste robe. Vediamo un po', probabilmente posso. Ah, anche questo è anche il motivo per cui morivo così tanto. È perché non ho mai sostituito il mio equip. Grado 20, Magical DP, HP, Physical DP 12 anziché 6. Sì, usiamo pure gli heavy. Cosa è cambiato? Ah, fat roll c'è perfino. Ah, quindi questo è il roll così, light. Se io mi metto i boots pesanti, non cambia un cazzo. Allora cosa cambia? Che vado più lento. Mi pare che vada molto più lento, no? O forse no? Light armor. Ah, no, ok, sono dei bonus che vengono dati. Allora, se io supero un certo peso. Questo è interessante.
Se io supero un certo peso ho maggiori resistenze e maggiori HP ma meno 3 run speed, quindi l'avevo imbroccato, è che c'era meno run speed. Se io ho light armor ho physical AP più 10, quindi faccio più danni, faccio anche più danni magici. Se io invece ho la robe armor, quindi la più leggera che c'è, di fatto sono vestito di tessuti, ho HP, magic AP più 20% addirittura e corro più in fretta. Sarebbe poi da vedere in effetti la staffa. C'è anche la life staff. La life staff sarebbe poi quello che farei io ovviamente se dovessi giocare seriamente a questo gioco. Una staffa non mi dispiacerebbe provarla. Chissà se ne ho una nell'inventario. Ce l'ho, volendo. Ce l'ho, la provo. Proviamo la staffa. C'è anche il martello, il Warhammer. Sono due cose che voglio entrambe provare. Iniziamo dalla staffa. Che era noiosa tirarla così. Però magari ha delle abilità fighe, tipo questa o questa. Questa la prendiamo prima perché fa OE. Quindi prendiamo questa, la staffa sarà la numero 4. Ok. Adesso dobbiamo tornare in città a consegnare la quest. Giusto? You must be on the path for auto pathing. Sono sulla path. No, non sono sulla path. Niente. Dove devo andare? Dove sono finito innanzitutto? Sono qui, sì, sono qui. Devo andare a nord-nord-ovest, giusto. Avevamo detto che proviamo a lamerare le montagne, infatti si lamerano proprio come su Black Desert. Proprio, e come anche sui giochi Elder Scrolls. Okay, il ciclo giorno-notte è abbastanza lento, eh. E questa è una buona cosa. Non fosse che poi ha quegli switch assurdi improvvisi. Però sì, è una buona cosa. Questa è una zona nella quale penso io possa costruire la land di 24. Però non ho i materiali perché li ho droppati. Vabbè, la costruzione la vedremo poi. Ok, là c'è la città. Quindi, provando a non morire di fall damage, la raggiungiamo subito. Speriamo bene. Ottimo potenziale. Cos'è il control? Cos'è il control di cui parlate? Adesso vi leggo in chat un istante. Scusatemi, ma volevo mostrare il più possibile del gioco e sapete che io mi perdo la chat di solito, quindi adesso arrivo in città e leggo. Allora, cosa dite? È ancora grezzo, una beta. Il combat non è completamente diverso? Non completamente. Solo io lo trovo scomodo, il control. Cioè il fatto che switcho tra la cosa e non la cosa. No, non mi dà fastidio. Sono abituato. Prende gli asset dello store di Unreal. Chi è questo? State dicendo di questo gioco? Ma a me non me ne frega niente degli asset. Gli asset sono fatti per essere comprati e utilizzati, se no non ci sarebbe il mercato degli asset, no? Il discorso è come vengono utilizzati. E se poi il gioco che contorna gli asset ha un senso. Chi se ne frega se gli asset sono comprati? Non frega proprio niente. Qua forse posso consegnare. Ah, me l'ha già fatto automaticamente. Sale il board level, più si fanno queste quest. Però delle feature che sono sorprendenti per un team di sviluppo semi-indie. Stupefacente. Ma guarda il discorso sulla modifica degli asset. Ti dico, gli asset non mi interessa. Non mi interessa se ci sono gli asset presi, incollati. Ci sono dei giochi fantastici che hanno asset presi e incollati senza la minima modifica. I giochi di merda che hanno gli asset fatti in house, quindi. Allora, qua dobbiamo prendere dei libri per salire. Dobbiamo iniziare un attimo a capire meglio dove speccarci. Oh.
Ah, benissimo. Cioè, Spear e Axe, che sono le due che preferisco, sono... Ok, è la stessa quest, quindi benissimo, lo stesso tipo di reward. Ottimo. Cosa dobbiamo fare? Esamina 10 hidden storage boxes in Europe. Solo che questa è una quest di merda. Dobbiamo tornare lì. Tra l'altro anche il fatto che ti facciano andare avanti e indietro non è il massimo. Forse si potrebbe pensare a qualcosa di meglio, come quest design. Time is money, friend. Grandissimo intanto Shai Murena, che è diventato massivo. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Secondo me quello che dovevamo vedere tendenzialmente l'abbiamo visto. Quindi faremo un grande classico dei miei streaming. Un grande viaggio. Facciamo un grande viaggio. Andiamo a fanculo. Andiamo a fanculo come ultima cosa. E in particolare andiamo veramente a fanculo. Cioè arriviamo tipo qua. Nel senso, andiamo proprio a fanculissimo. Passiamo per il deserto e arriviamo a Border Keep e oltre. In teoria ci mette solo un quarto d'ora a raggiungere il posto, ma io voglio passare attraverso il deserto vero e proprio, anche se so che probabilmente morirò, ma voglio vedere com'è fatto. Qua c'è proprio un deserto, quindi io prendo, vado a nord-ovest e entro nel deserto. Vediamo, tra l'altro, your mount has leveled up. Vediamo se è come Black Desert, che i cavalli non funzionano nel deserto, ci vorrebbero i cammelli. No. Ok, ragazzi, qua non c'è veramente niente. Vibes da Daggerfall. Però noi ci siamo commossi sui paesaggi di Daggerfall del 1998. Non vedo perché non possiamo commuoverci un po' anche sul fatto che c'è un mondo virtuale enorme. Il problema qui è che è troppo grande, ma vi dico perché. Perché si va troppo veloci con la mount. Cioè, sarebbe stato più intelligente rapprendere un po' tutto e rendere la mount meno veloce. Perché è un po' ridicolo, no? Il fatto che stiamo speedrunnando il deserto in questo modo. È proprio un po' ridicolo. Però vabbè, anche questo potrebbe essere poi eventualmente modificato senza troppe difficoltà. Lì ci sono delle rovine con dei mob tipo di livello 2000, che eviteremo, 45-50. Ok, questo è tipo un deserto nel mezzo della steppa. È l'unico deserto che c'è, tra l'altro, vero e proprio. Mi pare di capire qua, eh. Mi pare di capire così. È l'unico pezzo veramente desertico, cioè con le dune e tutto quanto. Ma io vi dico, so che ci sarà gente che dirà, ma questa grafica di merda, ovviamente, no? Queste texture, queste cose tutte uguali. Anche di questo mi interessa tutto sommato poco. Mi interessa di più che non ci sia tanto il feeling dell'attraversamento del posto. Questo lo patisco di più perché stiamo speedrunnando la zona, no? Ci vorrebbe qualcosa di gameplay che te la rendesse un attimino più di significato. Un deserto dovrebbe dare dell'impegno, no? Però è un early access, quindi ok. Sulla grafica non mi interessa. Mi piace vedere il mondo grande, mi piace vedere il mondo deserto e mi piace vedere il mondo che vedo da lontano, quello che potrò e vorrò raggiungere, come ad esempio quella montagna lì, no? See that mountain, you can climb on it. Se gli FPS sono in basso a destra, considerate che sto usando il DLSS a cannone, raga, perché con la 2070 non gira bene. Non gira per niente bene. Non so se ci saranno i dungeon, non ho idea. Io sono abbastanza inesperto di questo gioco, ti dico la verità. So solo che ci sono state delle polemiche perché c'è il discorso degli asset e perché questo team è un team quasi indie, diciamo, no? Qua comunque che non ha fatto molto prima di questo prodotto. Detto questo, stiamo vedendo lo stato di una closed beta estremamente indietro, prematura, che però mostra dei sistemi di gioco, no? I cosiddetti sistemi di gioco che a me piacciono. Poi a me piaceva anche Fractured in termini di sistemi di gioco, lo sapete, quindi siete liberi di darmi contro, non è un problema. Io sono convinto di quello che dico e poi alla fine l'importante è divertirsi, come dico sempre, quindi se il gioco diverte, punto, cioè c'è poco da fare. Quindi adesso ci facciamo questa bella esplorazione, ragazzi, arriviamo fin dove riesco ad arrivare. Certo, ci fosse l'autorun, porca miseria, sarebbe un po' meglio, eh. Qua c'è un laghetto. Vedere se riesco ad alzare la grafica in qualche modo, un pochettino.
tanto il DLSS, che sia performance, maximum performance, non cambia niente, cambiano che viene neanche dimezzato, distrutti gli FPS proprio. Shadow Range ci fotte di brutto. No, non ci fotte di brutto. Bah. Ultra. Via. La mappa, anche guardate la minimappa in alto a destra, è sbagliata. Non è sincrona con lo scenario. Problema che andrà risolto anche quello, perché se la mappa non è sincronizzata poi è ingiocabile. Ok, comunque vediamo cosa si sono inventati. C'è un po' di pop-in. Sarebbe bello se ci fosse un po' meno pop-in degli arbusti. Certo, non siamo ai livelli di Black Desert, però comunque c'è un po' di pop-in. E l'unico problema è che si va veramente troppo veloci. Cioè, vedete, quando abbiamo giocato recentemente a WoW Vanilla, no, WoW Season of Discovery, una delle cose che ci siamo subito... che ci è piaciuta è proprio il senso di percorrenza del gioco, no? E il senso di percorrenza all'interno del mondo virtuale del gioco ce l'hai se ci metti anche un po'. Perché se io cioè il punto non è... avere un mondo di 10 km quadrati in cui vai a 10 metri al secondo non è la stessa cosa di avere un mondo di 100 km quadrati in cui vai a 100 metri al secondo. Perché se io vado a 100 metri al secondo, io comunque, anche se ci metto la stessa quantità di tempo ad andare da un capo all'altro del mondo, io quella roba lì la sto speedrunnando come sto facendo adesso. Quindi non mi sto guardando attorno, non ho tempo di un cazzo, no, questo va velocissimo, tiro dritto e quindi macino i chilometri. Questo è un problema, non va bene. Sarebbe più intelligente ridurre la dimensione del mondo e ridurre anche la velocità delle cose, anche perché poi diventa un po' più comprensibile, non parliamo in PvP, ma anche quando uno gioca con gli amici e vuole stare in formazione non può andare a 2000 km orari, perché sennò non se la gode, no? Quindi anche questo secondo me va considerato per il futuro di questo gioco. No, non c'è la dorata, li avete visti i primi setting, sono tutti al massimo, tranne le troiate tipo il Depth of Field e quelle robe lì. Non so dove siamo, a Desolate Hands, questa avamposto qui, nel deserto. Dobbiamo arrivare a Border Keep, e vediamo anche tra l'altro quindi la... è giusto di qua? Sì. Non mi ricordo cosa volevo dire. Perché non si vedono altri players? Perché non ci sono? Perché io ho avuto una pessima idea, evidentemente, che è quella di non startare nel continente tutorial, chiamiamolo così. E quindi qua non c'è nessuno. Infatti chiedevo in chat se c'era qualcuno che aveva startato nel continente tutorial di dirmi dov'è, perché posso fast travellare. Quindi andavo un attimo lì e vedevo l'Astrakhan, lol. La città dell'Astrakhan. Che cazzo. Per così vediamo un po' di player. Sì, no, è per quello. Probabilmente ho sbagliato, però almeno vediamo il deserto, che secondo me non lo mostra nessuno. Io anche così rapidamente guardavo oggi un po' di streaming o video di questo gioco, e sono tutti nella zona tutorial, sono tutti nella zona verdeggiante, non c'è nessuno che... Ce n'era uno nelle Navy, forse, che era carino, che penso che sia la stessa cosa del deserto, però cioè non ci va nessuno. Cioè, player pochissimi. Tra l'altro non so quanti player ci sono in generale, no? Cioè non so quanti sono stati invitati alla beta, quante chi sono state diramate. Possiamo vedere rapidamente uno Steam Charts, magari. Considerando però che, insomma, è... ecco, The Queenfall Playtest, in questo momento a giocare sono 253 persone. E c'è stato un picco di circa un migliaio all'inizio di tutto. Vi dico, secondo me sono state diramate molte poche beta key. Però noi ne abbiamo alcune, no? Se Plinius ne ha ancora, perché c'era il giveaway da parte nostra. Ne abbiamo diramate un po' anche noi questa sera. Ah, animali o altro, hai ragione. Ma posso dirti, penso che queste zone non siano fatte bene, tra virgolette. Cioè, penso che, essendo una closed beta, l'area veramente ben fatta con le cose,
è la parte appunto di default. Io non ho preso questa cosa di default. Detto questo, può anche essere che il gioco sia fatto a waypoint, chiamiamoli così, tipo Black Desert, no, di nuovo, sempre, per cui in giro per il mondo non c'è tanta roba, ma ci sono delle zone che hanno i mob densamente lì proprio, no? Cioè, ci sono delle zone di mob, il resto è piuttosto vuoto. Certo, qualche animale o roba del genere avrebbe avuto un senso. Eccoci ragazzi, siamo a ridosso del deserto, direi, no? Siamo praticamente alla fine del deserto. Io lo lascio andare, così vediamo un po' questa zona. Ah, fa veramente molto caldo, molto molto caldo. 24 gradi di notte, ma sembrano di più. Ok, beh, scusate, Switch, voglio vedere una cosa che di cui sono un po' fissato anche nei giochi, che è come cambia il bioma. Allora, vi dirò, il bioma non cambia neanche male. Cioè, rispetto a tante cose che ho visto, il bioma non cambia neanche male. Perché vedete che la texture del terreno continua a essere quella della zona desertica, ma prima cambiano le skin dei... dell'erba, e poi piano piano iniziano a mixarsi le texture del terreno fino a che poi diventa tutto verde. Quindi non è mal fatto, quindi non è mal fatto. Io adesso però cioè, a questo punto fatemi solo vedere che mi è arrivato. Ok, voglio arrivare un po' più avanti. Vorrei arrivare al mare, in realtà. Voglio vedere il mare, ragazzi. Voglio vedere il mare. Quindi voglio arrivare a Silver Shade. Perché qua mi sembra... E così riusciamo a vedere anche in lontananza, forse, le montagne. Allora, supponiamo di voler andare a Silver Shade, appunto. C'è un tasto che mi permette, Dio santo, di centrare sul mio PG. Perché tutte le volte è molto scomoda questa mappa da muoversi, proprio scomoda. Dove sono? Io non si capisce un cazzo. Symbol size più grande, va bene. Dove sono io? C'è center on player, no? Qualcosa del genere, se ci fosse sarebbe bello. Ah, sono qua. Ok, quindi lievemente a est c'è la strada. Questa. Quindi se io prendo la strada e gli dico che voglio andare a Silver Shade, lui mi dice: bravo, congratulazioni per l'ottima scelta, arriverai lì tra 16 minuti. Perché? Allora, ecco, questo è interessante. 16 minuti per 16 chilometri vuol dire che ci si mette circa un minuto a chilometro. Vuol dire che questo cavallo va a 60 km orari. È un'automobile. Cioè, poi per carità, magari 60 km orari un cavallo li raggiunge anche, forse perfino li supera, però non per così tanto tempo, suppongo. È anche vero che è un cavallo di tier alto, perché è il cavallo che ci hanno dato per via del beta access, no? Ti danno un po' di cose di livello alto per incentivarti a provare le feature. Vabbè. La settimana prossima c'è la beta di Tron in Liberto, non so quanta vita avrà questo game. Ma guarda, non penso sia l'intenzione di avere una vita lunga adesso, no? Perché tanto il gioco è ancora... Qua c'è un insediamento, peraltro, abbiamo visto. Il gioco è in ultra early access e penso che sia ancora piuttosto lontano dalla sua release. Quindi non è che va a competere direttamente con Tron in Liberty, no? Ci sarà il tempo di fare Tron in Liberty. E poi, tra l'altro, questo è un gioco diverso, Cioè, questo vuole andare a scardinare un po' il... capisco che è un obiettivo ambiziosissimo per dei turchi che comprano gli asset su Unreal Engine, non sono pazzo, Cioè, su Unity, scusate. Quindi non è che adesso mi strappo le vesti per The Queenfall. Però dico questo, è il primo gioco occidentale che vediamo che vuole scardinare un attimo il predominio di Black Desert su questo specifico genere di giochi. Quindi è una buona cosa, sia perché la concorrenza fa sempre bene, sia perché Black Desert ha rotto un pochettino anche tanto il cazzo, sia perché comunque, devo dirvi, per essere un mega early access, closed beta,
appena aperto, cioè fatto appunto da quattro stronzi in un garage, io ci vedo dei sistemi di gioco che mi piacciono. Io questo lo devo dire in modo molto onesto. Guardate ragazzi, c'è una mega montagna, quindi te la scaliamo. No, c'è pure la città di Kalman Rock. E cosa stiamo aspettando? Io vado sulla montagna. Ma a me che me frega? Io tiro dritto. Via, montagna. Vediamo questo gioco come renderizza la draw distance quando saremo sul cucuzzolo della montagna. Voglio proprio vedere. Questo pezzo sembra Valheim, avete presente il bioma della montagna? È fatto uguale, cioè c'hai l'erba e a un certo punto pam, parte la montagna a razzo. E vediamo quanto in verticale la posso scalare. Secondo me la scalo tutta dritta per dritta, guardate che roba. Sono uno shuttle, cazzo, pendenza del 90%. Sì, questo è tutto... Si vede che c'è tanto lavoro da fare sul mondo e sull'approccio al mondo. Se non altro hanno fatto un mondo grande. Cioè, se non altro hanno speso il tempo per realizzare un mondo grande. Adesso si tratta di farlo bene, che capisco che... Comunque è un discorso anche quello da fare, no? Ok, guardate qua, se stiamo salendo di brutto. Bello, però. Bello, bello, bello. No, bello. Bello, ragazzi, cioè, qua è bello, non si può dire niente, eh? Adesso è il feeling che non gira, il feeling di questa esplorazione troppo veloce e troppo facile, no? È solo quello che... Però, graficamente non ho nulla da dire. Graficamente non ho nulla da dire. Allora... Spero che esca il prima possibile Ashes of Creation, anche perché ormai tutti che rompono le palle con sti action RPG, porca troia, mi si piaceva Lineage 2, non esiste nulla, puoi dirlo forte, caro Morp Gasti. Che tra l'altro se sei di Asti sei un mio corregionale, quindi ti saluto due volte. È proprio così. Io sono d'accordo in linea di massima col tuo discorso, io figurati che sono ancora rimasto orfano di WoW e quando ho giocato a WoW Season of Discovery... Ho goduto con quel tab target in combat in una maniera, cioè, pazzesco. È il migliore. Quindi capisco benissimo il tuo discorso su Lineage, lo condivido anche molto. Oh, raga, siamo sulla sommità qua, anche si può fare un buono screenshot, a meno che non vogliamo usare quello del PG in mutande come clickbait per lo streaming, eh? Come thumbnail. Vedete, qua c'è... Sembra proprio Daggerfall, vibes da Daggerfall, ragazzi, e lo dico nel modo più positivo possibile, ve lo giuro, riguardanti l'esplorazione. C'è anche la tessellation, è un po' ridicola questa tessellation, possiamo disegnare le cose brutte. Sì, un po' sghembo, va bene, ci ho provato. I'm a simple man, I see tessellation, il resto viene da sé. Questa dovrebbe essere la parte più grande, una delle zone più alte a cui possiamo accedere. Lì c'è proprio la vetta. Vediamo un po'. Lì c'è il mare, guarda. Draw distance, notevole, Dov'è la bandiera? Devo piantare la bandiera di MMO It. Abbiamo conquistato la vetta, ragazzi. Questo deve essere il mondo di gioco, eh. Questo è il continente principale di gioco, che lo vediamo praticamente tutto, tranne forse la parte più a nord-ovest. Che in effetti non è caricata. Lol. Questa è una cosa molto strana, ragazzi. Questo è un fenomeno paranormale. Perché in teoria dovrebbe esserci della roba là a nord-ovest. Perché io sono qua, no? Quindi io sto guardando verso nord-ovest. Giusto? Sono orientato così. Quindi dovrebbe esserci il bioma della neve. E non c'è, c'è solo l'acqua. Non è caricato. Però per il resto qua lo vediamo tu. Deve essere forse un'altra istanza. È un'altra... C'è un caricamento. Comunque questo è lo scenario di partenza. Questo è lo scenario di partenza, ragazzi. Adesso arriviamo fino al mare. Però prima vediamo questa città arroccata che sembra molto bella.
Questa deve essere una città importante, magari becchiamo anche qualche player, si vede che ci hanno speso del tempo, almeno vista da fuori mi sembra fatta un po' meglio degli insediamenti nei quali siamo passati venendo fin qua. Vediamo questa montagna cosa ci dice. Allora, sarà un'altra instance con caricamento nascosto. Se nel punto più alto le tutte innevate ci sono 25 gradi. Hai ragione. È vero. Non è ancora in pieno. Nel deserto c'erano 45 gradi e correvo come un pazzo senza avere il minimo problema. Non è ancora implementato. Cioè, c'è un placeholder, diciamo. È un placeholder. Grande, grazie mille, Morpgasti. Sono contento. E vediamo cosa dite sempre. Sì, siamo torinesi noi. Sì, su Lineage 2 è rimasto solo più Reborn. Ma se devo usare. Se devo giocare a un gioco su emulatore, gioco Star Wars Galaxies su SVG Legends. Tra l'altro sapete che dall'ultimo salotto a me un po' di ruschia di Star Wars Galaxies su SVG Legends mi è venuta, Un po' di ruschia mi è venuta. Infatti non so bene come comportarmi, adesso vedrò. Poi io avrei uno streaming nostalgia da proporvi veramente sensazionale di un gestionale del passato che non vi aspettate, che è una roba incredibile. E poi avrei da farvi anche vedere il Tarkov PVE che... è vincolato alla spesa di 250 euro per accederci, Dio santo. Ok ragazzi, siamo in questa città di montagna che è enorme. Sta cazzo di mappa che non si autocentra. Kalmarnock. State tutti Kalmarnock. È Minas Tirith ragazzi, con le più cerchie di mura. Questa chiara si vede l'ispirazione, però bellissimo, cioè che figata, caspita, cioè, allora mi spiego meglio, i dev sono stati molto intelligenti nel piazzamento di questa città, perché è una città esposta a nord che quindi vede sia l'alba che il tramonto, almeno nelle stagioni intermedie, e affaccia sul mare. Vediamo se c'è un punto in cui si vede il mare. E guardate, ci sono i player qui. Questa deve essere la capitale. Qua ci faremo sicuramente una casa a lungo periodo. Adesso magari non nella beta, ovviamente, ma... Sarà un posto interessante da tenere d'occhio. Questo è evidentemente un posto molto rilevante. Ok, con tutti questi NPC che fanno da elementi del fondale come su Black Desert, a me questo proprio non piace, vi dico. Gli NPC come elementi del fondale sono molto tristi, molto tristi. E dunque, ci sono un po' di case volendo da comprare. Non so se questa casa ce l'ha vista, no, non ce l'ha vista. Beh, la casa che compra... ci sono solo tre case da comprare. Una, due e tre. E fanno tutte cagare, sono tutti impostacci. Porca miseria, tra tutte questa probabilmente la migliore o questa, nella zona più alta. Teoricamente qua c'è una delle case da comprare. Sì, poco più avanti. Vediamo cosa si sono inventati. Questo albero compenetra il modello? Lievemente. Dov'era la casa da poco prima? E qui c'è un'uscita. Ok, c'è una minima vista mare. Una minima vista mare. Queste... purtroppo le mura la bloccano un po'. Va bene, usciamo quindi di qua. Vedete che tutto sommato questa esplorazione non mi sta affatto dispiacendo. Qua ci sono dei campi da affittare, l'avevo visto che si poteva fare. C'era il tasto per affittare i campi. Esatto, farming for rent, c'era proprio scritto. Low quality plant, vediamo un attimo se posso, vediamo un attimo sta feature. Così rimettiamo in piedi la farm dei girasoli come su Black Desert.
choices. Temperatura alta, water alta, tutto alto. D'accordo. Ah, c'è anche l'altitudine, ma pensa. Posso fare qualcosa? Non posso fare un cazzo, avrò bisogno dei semi. Simple bait, avrò bisogno dei semi, qua non è una cosa. Tomato seeds, eccolo qua. Tomato seeds, oh. È una bella pianta di pomodori che intanto si mette lì. Va bene, questa crescerà, suppongo. Alla lunga crescerà. Ho la staffa equipata, vabbè che tanto non so se combatteremo ancora. P, andiamo al mare. Andiamo al mare. Bello, no? Quando finisce la beta non ho idea. Per chi è arrivato adesso, ragazzi, se siete iscritti, scrivete a Plinius su Discord perché ha le beta key di questo gioco da darvi. Quindi a lei. Dunque. Mi dispiace che non si vede il continente innevato. Mi dava anche un punto di riferimento. Vabbè. Andremo fino al mare il più vicino che riusciamo. Questo molto Skyrim, no? Molto quando vai sulle montagne. Quando lameri il passaggio delle montagne. Ragazzi. What the fuck. E Daggerfall, è 1990. 1998. Ok, non posso correre troppo perché sennò salta. Devo zigzagare. Ok, seguo la strada e arrivo fino al mare. Dove siamo? Fatemi capire qua. Giusto, dove volevo essere più o meno. Quindi Silver Shade, vado a claimare la Land K82. Vado a claimare la Land K82. Andate a fanculo. Land K82. Via. Lì voglio andare. Quindi, nord, dobbiamo passare sta montagna, tanto si passano in fretta. Non c'è bisogno di fare il giro, andiamo dritti. C'è il PvP, sì. Sì, c'è il PvP. Sì, è una Ferrari questo cavallo. È un SUV perché si arrampica in verticale. È una... è un 4x4. L'ha fatto Elon Musk questo cavallo, a giudicare da quanto spinge come potenza verticale, no? Come spinta verticale. Dovevamo chiamarlo Falcon Heavy. Oh, grandissimo anello che si è abbonato, grande anello, vero massivo postumano, grande, per festeggiare il rilascio di beta key da parte di MMOIT e per ottenerne una al volo, immagino. Ho detto prima che sono in una zona sviluppata, non ci sono mob, esatto, sì, è così, al 99% ti dico è per quello. Adesso non in realtà non dovrebbe più essere così perché questa città comunque mi sembra che abbia una sua importanza all'interno dell'ecosistema del gioco. Però, ecco che è comparsa la zona innevata. Ok, vabbè, almeno è comparsa. Il problema, penso, che qua appunto non ho capito qual è la zona di tutorial, la zona in cui partono tutti. E inoltre, io ho joinato il server PvP. Si possono, è come Black Desert, si possono cambiare i server quando si vuole, ok? Quindi non è un problema, io posso switchare il canale, qua faccio channel 4, posso cambiare il canale se riloggo. Il canale PvP dà un bonus all'exp, anche abbastanza notevole, quindi ho fatto quello, e anche perché mi interessava vedere se venivo gankato, comunque era divertente provarlo, no? Non sono stato gankato perché non ci sono player. Però in compenso ho ottenuto il bonus dell'exp, quindi ho tenuto qua e... boh, e cosa volete che vi dica? Ok, lì davanti a noi c'è la Land K82, che voglio claimare. Sì, ok.
Chiamiamola lente. Oppure la K93 che è vicino al fiume. La K93 forse è ancora meglio, La K93 è meglio perché... Sì. Questa c'ha il promontorio, è vero, che è carino. Però la K93 pure c'ha il promontorio volendo, esposto anche a nord-ovest, la spiaggia. Andiamo a K93. È giusto dove sto andando? Sì. Sì, ogni tanto partono dei poligoni. Io ogni volta che parte il poligono sudo un pochettino freddo perché penso che stia per esplodere la scheda video. Ma i valori sono tutti standard. In più io ce l'ho anche mega undervoltata, quindi non temo. Però sì, ogni tanto partono i poligoni. Proprio partono i poligoni. Dunque, questa è la strada che poi porta a Silver Shade. Io devo ancora andare molto dritto, molto dritto. Non riconosco il paesaggio rispetto alla mappa, posso dirvi. Cioè, teoricamente per come sono orientato secondo la mappa dovrei essere orientato verso la Land K93 con un promontorio e degli alberi, ma vedo solo degli alberi, davanti a me c'è il mare, quindi boh. Quindi secondo me non è perfetta la mappa, eh. Adesso vediamo comunque. Non c'è veramente niente, ha ragione, chi si lamenta del fatto che non ci sono mob, non c'è un cazzo. C'è veramente un cazzo. Bisogna andare nelle zone che hanno i mob tipo il Plains Encampment. Se io andassi qua, troverei dei mob. Oppure all'Ancestral Graveyard qui dietro. Non c'è veramente niente. È una closed beta. No, ma non è tutto il mondo vuoto, è perché dove ti fanno fare le quest ci sono, nelle città ci sono gli NPC, abbiamo incontrato qualche player prima, quindi non è che è vuoto, cioè non è che non c'è un cazzo, ok? È che queste zone fuori mano evidentemente non sono ancora state fatte, cioè la realtà è quella, hanno solo fatto lo scenario. La prova del nuoto. Guardate ragazzi, meglio di New World, c'è il nuoto. Chaffs, 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 chaffs. L'acqua non è neanche fatta male, devo dirvi. Ha un aspetto molto freddo quest'acqua. Sarà perché davanti a noi ci sono i ghiacci. Potrebbe essere. Però in generale non è certo un'acqua caraibica questa. Chissà se è diversa a sud, chissà se c'è una texture diversa dell'acqua. Forse. Sembra un po' più chiara in effetti. Cosa dite? Oh, sono io che mi sogno? No, è uguale, uguale. Sì, è uguale, uguale. Ma. Chi lo sa? Boh. Calabrone ha fame, ma chi se ne frega. Allora, io voglio, scusatemi se sto aprendo la mappa di continuo, ma è veramente difficile navigarla. E quindi. Ah, find the player è qua. Find player, ok. Land, eccoci qua, questa è la Land K, no, 2093, quant'è? Vediamo se posso claimarla in qualche modo. You can build an altar and start constructing your own buildings. Ah, però il problema è che c'è un evento arena, ma non lo faremo. Il problema è che non mi sono portato dietro i materiali. Fuck, non mi sono portato dietro i materiali, ragazzi, niente. Sarà per la prossima volta, sarà per la prossima volta, perché devo tornare indietro e poi tornare qua, quindi ci vuole un attimo. Allora io direi che tanto abbiamo fatto uno streaming bello lungo di più di 2 ore, 2 ore e 20. Vado a ridosso del confine delle nevi, così vediamo la transizione e poi staccherò. Se avete da discutere o cose da dire, sono qua. Sono qua con il crampo alla mano perché sto tenendo premuto Shift e W da 2 ore. Quindi. Vroom! Guardate come sfreccia il cavallo per le praterie. Incredibile. Troppo veloce. Questo rumore del nuoto è peculiare. Peculiare.
Perfetto, mentre arriviamo alle nevi, ragazzi, ci colleghiamo su Discord con Plinius che ci insegna ad attivare la key. Quindi adesso Plinius ci insegnerà ad attivare la key per coloro i quali l'hanno richiesta, avendo noi fatto adesso il giveaway. Vorrei vedere un combat. Ah, l'abbiamo vista prima, il combat è paradossalmente va molto bene, tutto sommato. Per essere un early access va bene. Secondo me se scrolli indietro nella live già adesso lo vedi, lo ritrovi. Mi hanno fatto un po' di mob prima, un bel po' di mob in realtà, era un gioco mega grinding come Black Desert. Uè. Eccolo, è arrivato Plinius, un attimo perché probabilmente il tuo audio è super basso. Non ti preoccupare, Askez. Buonasera ragazzi. Eccoci. Benvenuti, come state? Tutto a posto, allora. Dici un po' quindi questa key. Ti sei appassionato a questo gioco, Askez, è incredibile. Ma perché no, A sorpresa, io pensavo sarebbe stato un MMO disagio. No, beh, c'è tutt'altro che un MMO disagio questo, bisogna dire. Ah, mi fa piacere, perché sai, finché lo provavo io, ti ricordi che andava a 10 fps e sembrava un disagione. Però, ovviamente, quando un gioco gira male sembra più brutto di quello che è. Sì, certo. Bene. Buonasera ragazzi, allora il codice, premessa, per chi si fosse connesso adesso, gli sviluppatori di Vavrek Technologies, questi turchi, sono stati gentilissimi e ci hanno mandato una vagonata di codici per la beta key, quindi in caso scrivetemi e ve li mando, ovviamente se siete abbonati al nostro canale Veri Massivi Postumani ancora meglio. L'unica cosa, purtroppo, questa cosa è incredibile, Askez, Twitch proprio stasera ha deciso di bloccarmi i messaggi privati. Si vede perché ne hai ricevuto troppo e ti ha flaggato come un bot, maledetto. E quindi ragazzi, questa cosa mi fa rosicare perché non posso, se mi scrivete un messaggio privato su Twitch, mi scrivete Plinius dammi la key, io non vi posso rispondere. Quindi scrivetemi da qualche altra parte, su Discord, su Telegram, vi lascio la lista dei nostri social, comunque siamo ovunque, ci trovate su Facebook, Instagram, persino TikTok. Il Discord è comunque la cosa migliore, entrate nel nostro server Discord di MMO.it e da lì mi scrivete. Comunque, una volta che avete un codice e l'agito dal sottoscritto, il punto è che vedo che c'è un po' di confusione, molti mi dicono il codice non funziona, il codice è fallato. No, il codice funziona ragazzi, però voi dovete prima scaricare e attivare e scaricare il gioco da Steam, perché il codice va attivato dentro il gioco, cioè ci sono degli utenti che stanno cercando di attivare il codice da Steam, no? E non funziona. Perché voi il gioco dovete scaricarlo a Steam, se andate sulla pagina che vi ho linkato, gli dite partecipa al playtest. E una volta che l'avete scaricato dentro il gioco, ripeto, dentro il gioco, attivate la key. Quindi, capito, niente, dovete scaricare il gioco da Steam, una volta che siete dentro, attivare una beta key di quelle che vi abbiamo dato. Perfetto. E requisiti CESC ufficialmente sono bassi, ma la verità è che ho ottimizzato molto male, quindi la scheda video qua la fa abbastanza da padrona nel momento in cui avete un processore sufficiente. Dovete pompare il DLSS. Io con una 2070 ho dovuto pompare il DLSS a bomba. Sì, comunque li trovi su Steam, sono scritti i requisiti. Sì, ma sono folli. Non... Vabbè, sì, ma è un gioco ancora nel pieno dello sviluppo, ragazzi. Quindi è grezzo, è ottimizzato nel merda, c'ha problemi. Noi ci aspettavamo di peggio, ecco. Però sì, è chiaramente un gioco ancora in sviluppo. Sì. Sì, adesso il giorno è diventato super luminoso. Vero, non abbiamo... Cioè, tutto fermo. Ho caricato la zona, si vede, perché sono entrato nella zona delle nevi. Tipo Mortal Online, quando carichi un nuovo nome. Esatto, un chunk del mondo. Bene, ragazzi, adesso ci salutiamo, ma vediamo solo appunto la transizione che mi sembra fatta peggio di quella del deserto, a prima vista, qua. Io segnalo soltanto che non ho più ricevuto richieste da un quarto d'ora, però di codici ne ho ancora. Dovete scrivere a Plinius, se non volete. Tantissimo. Sì, non ne ho infiniti, però ancora qualche codice ce l'ho. La transizione è brutale, qui. La transizione è proprio un po' brutale. Sembra un po' un gioco d'altri tempi.
Sì, però posso dirti... Ah, io, per me è un complimento, cazzo. Certo, sì, magari so. La transizione farla un po' meglio nel 2024, quello sì, glielo si chiede. È un complimento, poi certo la grafica un po' indietro. Comunque usa Unity, ragazzi, non è Unreal Engine. Il discorso sono le vibes. E se mi dà vibes da Daggerfall, è meglio che mi dia vibes da Daggerfall che vibes da New World, no? Siamo che vibes di Elder Scrolls Online. Ok, bravo, esatto. Sia meglio una il coso che Elder Scrolls Online, esatto. Tu sei anche un po' strano, Ask. Io però... sono molto strano, infatti non pretendo che... Non pretendo che la gente mi segua. Arrivo sul cucuzzolo e ci salutiamo, arriviamo là sopra. Comunque, noi non possiamo che ringraziare gli sviluppatori, come si suol dire, mammali turchi. Grande. Vavrek Technology, sono stati molto gentili. Molto gentili, sì sì, anche questo ovviamente depone a favore, poi non è da lì che si giudica qualità però... del gioco, però insomma, meglio avere un developer umile che si fa vedere in modo positivo piuttosto che i burocrati che vogliono i soldi e basta, no? Sì, nessuno dice che il gioco è un capolavoro, però diciamo che Amazon Games non l'avrebbe fatta questa cosa di mandarti i codici. Esatto, mettiamola così. Basti pensare al fatto che dopo tutta la shitstorm che hanno ricevuto per la questione di New World, la versione console di New World, ancora non hanno detto nulla, cioè non una singola parola in risposta alla shitstorm, cioè se ne fottono, semplicemente, tanto sono Amazon, dicono che ce ne frega. Fa capire quanto ascoltano i feedback. Nice. Bene, sto leggendo la chat. Ok, ragazzi, siamo giunti alla conclusione dello streaming di questa sera con una bella vista che spero di proporvi qua. E ci sono anche dei mob, vediamo solo perché c'era qualcuno che voleva vedere il combat, no? Però questi combat sono che... livello 40-45, quindi non posso farmeli. Quindi ci salutiamo dopo, o ti fai ammazzare. O ti fai ammazzare. Mi faccio ammazzare. No, volevo concludere con questa bella vista, che peccato, comunque d'accordo. No, va bene, va bene. Allo streaming è tuo, Ask, tranquillo. Concluderò con questa bella vista, raga. Io sono qui soltanto per dire che se mi scrivete, ragazzi, ho ancora codici. Per chi chiede fino a quanto dura la beta, non lo sappiamo esattamente, però Federico Twitch del nostro massivo postumano diceva che dovrebbe finire il 16, che vuol dire martedì. Quindi martedì prossimo, quindi avete tutto il weekend. Dategli un occhio in caso, comunque è meglio del previsto, questo sicuramente va detto. Cioè concludo uno stream, io ogni tanto concludo gli streaming col nervoso, qua concludo lo streaming contento, tutto sommato. Sono contento che ti sia piaciuto, Ask. Quindi ragazzi, grazie mille per essere stati con me questa sera, grazie Plinius che ha dato i suggerimenti su come si fa a mettere la key, appunto usate Steam prima per scaricare il gioco, poi inseritela nel gioco e sì. Ci sentiamo presto su mmo.it, direi già domani sera. Plinius, cosa mi dici? Sì, se tutto va bene già domani sera faccio un bello streaming, purtroppo non questo perché non mi gira sulla mia scheda video, ragazzi, però insomma non mancate perché sarà una bella serata, quindi ci vediamo domani sera. Ricordo un'ultima volta per chi si fosse connesso adesso, se volete un codice per la beta key di The Queenfall, ragazzi, scrivetemi, ci trovate su tutti i social, ok? Vi lascio un'ultima volta il link e niente, dai, ci troviamo lì. Perfetto, grazie mille ragazzi, a domani quindi sempre con streaming su questo canale da parte questa volta di Plinius, con me ci rivedremo probabilmente lunedì al salotto, rimanete connessi, aggiornati massivi, grazie Plinius, grazie ai nostri utenti e buonanotte a tutti. Grandi ragazzi, grazie mille di cuore e mi raccomando, restate sempre connessi, aggiornati, massivi su mmo.it. Bella!